della ragione economica, non solo di questa, di questo quadrante sud-orientale dell'isola, ma rappresenta il 70% del PIL siciliano in termini di movimentazione di prodotti petroliferi, ed è quello che ha garantito almeno nell'ultimo cinquantennio, benché la raffineria della famiglia Moratti, credo che date agli anni 60, ha garantito 50.000 posti di lavoro, compreso l'indotto, ha garantito 20 navi almeno petroliere al giorno presenti in rada. Dagli anni 80, sulla scorta della programmazione che faceva l'ex cassa del Mezzogiorno, è nata una funzione commerciale con il porto dal quale qualcuno di loro si è imbarcato, e si è provato a dare a bilanciare quella che era la preponderanza della funzione petrolchimica associando la funzione logistica, in realtà con poche fortune, non alterne fortune. In realtà gli attuali 300.000 metri quadri da qui all'anno prossimo dovrebbero essere più che raddoppiati, i fondali permarranno meno 14 con alcuni interventi in alcuni punti per portare i fondali a meno 16, e quindi anche le bandiere aumenteranno per circa 700 metri. L'idea che ho letto peraltro nei libri degli anni 60 è quello di fare di Augusto un porto hub, parola abusata, con il comitato portuale, con la Confindustria locale abbiamo provato anche a identificare nuove tipologie di traffico. Da qualche mese, grazie anche ad alcuni operatori che hanno creduto nel porto, siamo diventati ad esempio il porto per lo stoccaggio delle biomasse legnose. Approvvigioniamo la centrale a biomasse per 12 megawatt di Enna al centro della Sicilia, per cui piuttosto che impegnarci in sogni cinesi, insomma, abbiamo provato a viaggiare basso, a volare basso e partire da quello che è concreto, da quello che è raggiungibile. Le linee guida nella programmazione del PON, nell'ultima programmazione comunitaria in scadenza amministrativamente quest'anno, il porto di Augusto è stato identificato come porto core nella rete TEN-T. È stato un successo, questo ha consentito anche di garantire flussi finanziari adeguati e costanti per l'autorità portuale di Augusta. Siamo depositari di circa 80 milioni di fondi comunitari che servono appunto a aumentare la dotazione infrastrutturale del porto di Augusta. Nella nuova programmazione, nel nuovo piano che è stato rilasciato a luglio, adottato in Consiglio dei Ministri, rimane questa funzione core nel porto di Augusta anche all'interno della costituenda autorità di sistema portuale che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe accorpare da Milazzo fino al porto di Augusta. Lunedì scorso siamo riusciti ad adottare in comitato portuale il piano regolatore portuale. Era un documento che era stato abbozzato nel 2007, cominciato a formalizzare nel 2008 e poi dal 2012 sostanzialmente ci eravamo fermati. In comitato portuale, devo dire, con tutte le componenti, insomma, più o meno all'unanimità, siamo riusciti a fissare la procedura amministrativa, per cui ora abbiamo il documento di programmazione per il prossimo quarantennio che andrà ai comuni, perché il leader di produzione del piano portuale, ammiraglio, lo sa anche per i trascorsi da commissario del portuale di Olbia, è un iter lungo. A Catania, nel porto di Cinione, da 8 anni si tenta l'intesa con il comune di Catania. Noi qui abbiamo ben 3 comuni, per cui ci siamo dati come obiettivo 1 anno e mezzo, ma insomma speriamo di farcela in 2. Le azioni di gente presa, appunto, l'opera di completamento della banchina dei contenitori, l'ampliamento dei piazzali retrostanti, e con appunto il ripristino dei fondali, perché appunto abbiamo da che la diga foranea, insomma, ha cominciato a cedere, insomma, sono cominciati i problemi anche al porto commerciale, che era il punto più ridossato del porto. L'assetto portuale del porto, come lo conoscete, al 2050, nella sostanza lo sforzo, non abbiamo fatto uno sforzo interpretativo particolare, abbiamo avuto rispetto di quella che è la storia economica e la cultura economica di questo territorio, provando a intensificare gli interventi infrastrutturali a sostegno di quelle che sono le ricchezze del territorio.
interventi di manutenzione dell'esistente nel polo petrolchimico, perché se è anche vero che la funzione di raffinazione perderà via via vigore e andrà via dall'Italia, ci auguriamo che permanga lo stoccaggio dei prodotti petroliferi, per cui è necessario investire anche nella dotazione di infrastrutture a sostegno del settore petrolchimico. Sull'interrelazione porto-città, alcuni di loro si sono imbarcati alla vecchia Darsena, lì forse è l'aspetto più problematico, perché ha una funzione storica di cantieri navali che sono lì da almeno 100 anni, poco si concilia con la programmazione di una città, quella di Augusta, che è sorta dopo gli insediamenti industriali. Vi è il caso dei depositi Maxcom, che sono limitrofi ad abitazioni, in realtà è il contrario, sono le abitazioni che sono sorte vicino a dei depositi costieri. E quindi poi la transizione per fase, insomma, per ogni 15 anni. La banchina che vedete a sud è un'ipotesi di scuola. In realtà uno dei temi della rada di Augusta è la bonifica, è un tema che di difficile realizzazione. Io, che da un anno insomma presiedo questo porto, ritengo che non si farà mai. Non so nemmeno se sia necessario farla nei modi in cui sono stati redatti i documenti, però è necessario avere un'ipotesi di salvaguardia con cassa di colmata la banchina all'ingresso della rada per contenere quelli che sono i fanghi di risulta da quello che verrà fuori dai dragaggi del porto. Credo, appunto, ritengo che non si farà mai, per cui abbiamo investito in altri settori, intensificando per esempio la funzione cantieristica, che è, credo, l'oggetto dell'altra slide. Quando mi sono insediato mi sono avuto alcune cose. Innanzitutto che, pur essendo catanese, se mi avessero detto di scegliere avrei detto vado ad Augusta comunque, perché appunto era un porto cluster in cui tutte le funzioni mercantili ci sono, a parte la pesca ci sono tutte, e c'è anche una funzione cantieristica data dall'arsenale militare marittimo e da tre bacini e un'area, quella di Punta Cugno, dove sono, negli anni 80 si costruivano le piattaforme petrolifere. Col ministro e con l'ammiraglio Martello, qui do il mio saluto, mentre appunto facciamo il giro in rada, ci siamo detti sarebbe bene che quantomeno le risorse che abbiamo infrastrutturali, insomma, si parlino tra di loro, dialoghino, senza immaginare delle costruzioni giuridiche argomentose, consorzi, protocolli d'intesa, insomma, che sono poi carta straccia, ma almeno che non si facciano guerra commerciale, perché poi, quindi abbiamo provato a immaginare la costituzione di un polo cantieristico in Nuce partendo da una strategia commerciale comune, identificando alcuni settori che possono essere aggrediti commercialmente da Augusta: il settore delle demolizioni navali in virtù del nuovo regolamento comunitario sul fine vita delle navi e parte delle manutenzioni navali, con alcune risorse che abbiamo impegnato dal fondo rotativo IVA per 9 milioni. Ci auguriamo in 3-4 anni di poter garantire ulteriori spazi per demolizioni navali e per interventi a sostegno del polo cantieristico nella sua interezza, parallelando le tariffe, insomma, provando a fare un cartello locale per poter competere con gli altri porti. Questa è la forza della cantieristica augustana: 5 bacini, 200.000 metri quadrati di aree, 1.000 unità presenti. Chiaramente non sono messe insieme adesso, questo è lo sforzo che comunque deve fare un'autorità portuale, insieme ad altri interventi che in questo anno, ma insomma in continuità anche soprattutto con il mio predecessore, il direttore generale Guia, abbiamo portato avanti, ovvero la delimitazione della circolazione portuale ai fini della zona economica speciale, perché una delle funzioni della portuale è quella di poter costituire una zona economica speciale. Peraltro sono consulente della portuale di Gioia Tauro per questo tema, per conto dell'ICE, per cui mi è sembrato obbligatorio quasi, cioè riproporlo nel momento in cui sono venuto qui ad Augusta. Alcuni interventi poi a sostegno, non dico dell'armamento, comunque della competitività del porto. Il codice della navigazione, lo dico da avvocato, è figlio di una, lo conoscono loro come me, figlio di una cultura corporativa e quindi tende a perpetuare monopoli. Ecco, stiamo provando a liberalizzare, insomma, molti servizi, alcuni servizi di interesse generale, nelle more dell'espletazione di una gara ai sensi del Diabol, che sono stati del tutto liberalizzati. Se vi sono operatori capaci di fare, ne parlavamo quando era poco fa,
il recupero acqua di sentieri di lavaggio, per esempio, nel momento in cui una gara non c'è, quindi non vi è un concessionario unico, questi servizi sono liberalizzati. Abbiamo in questo momento, per esempio, 3 operatori per il ritiro dei rifiuti. Questo è l'impegno che ho, che abbiamo come autorità portuale, e peraltro non sono delle lotte, delle chimere che inseguiamo, perché è proprio nello spirito della legge 84-94. Era nata per sostenere lo sviluppo economico e liberalizzare molti settori. Poi alla fine è diventato probabilmente un meccanismo per tenere, insomma, alcuni servizi in monopolio. Su questo, insomma, stiamo facendo quello che è il nostro dovere. Io vi ringrazio ancora e spero che questo pomeriggio sia per voi fruttuoso. Grazie ancora. Buonasera a tutti. E io innanzitutto vorrei ringraziare tantissimo Alberto e l'autorità portuale di Augusta per averci dato un'ospitalità fino adesso meravigliosa e averci ospitato in questo bellissimo, bellissimo posto che ha un affaccio spettacolare su una delle rade più importanti per l'armamento italiano. Ci sono molte delle navi appartenenti ai nostri armatori, di proprietà dei nostri armatori, proprio in rada oggi, ed è molto bello poterle vedere ed osservare da qui direttamente. E volevo ringraziare anche tantissimo la famiglia Fazio, grazie al quale è stato possibile organizzare questo incontro. Grazie davvero per la vostra ospitalità, ma soprattutto per l'affetto che da sempre avete nei confronti dei giovani armatori. Quindi davvero grazie ad Alfio, Marianna, Elena, Gabriele e tutta la famiglia. E io dirò solo due parole innanzitutto. Come diceva Alberto, con Alberto ci conosciamo da tempo, un rapporto di amicizia, ma mi è piaciuto moltissimo in questo suo speech l'approccio che lui ha nei confronti di questo porto. Lui credo che interpreti perfettamente la logica che diede vita alla legge 84 del 94, quindi la promozione di un porto e la visione di un porto sempre più simile ad un'azienda in concorrenza con altre aziende che sono gli altri porti. Io ricordo spesso che le autorità portuali di Singapore è venuta in Italia 2 anni fa e ha fatto il giro di tutti gli uffici, quasi tutti gli uffici degli armatori italiani, che forse non avrebbero mai toccato con le loro navi il porto di Singapore per promuovere il porto. In Italia spesso assistiamo a delle logiche assolutamente contrarie, delle logiche di promozione involutive, non evolutive. Quindi mi è piaciuto molto l'approccio che Alberto ha avuto nei confronti della promozione del porto di Augusta, anche non essendo appunto un operatore con la nostra azienda nel porto di Augusta. E devo dire anche che sono contento che ci sia un commissario di un'autorità portuale della nostra classe, della nostra età, insomma è un segno secondo noi importante. E, è molto importante per noi come gruppo essere qui oggi. Noi come gruppo Giovani Armatori da anni cerchiamo di intraprendere missioni prima eravamo soprattutto all'estero per andare a conoscere gli altri paesi, confrontarci con gli altri paesi ed importare le best practice dagli altri paesi. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo deciso di rivolgere lo sguardo anche al nostro interno per far sentire ancora una volta di più la nostra presenza sul territorio. Ci sono aziende, e molte sono presenti tra di noi oggi, che investono tantissimo sul territorio, che danno lavoro a tantissimi marittimi italiani e che hanno creato delle realtà importantissime per il nostro territorio. Noi vogliamo ancora una volta dimostrare quanto sia diversa la nostra immagine dall'immagine che purtroppo i media hanno degli armatori greci, ad esempio, come persone o aziende che hanno le navi all'estero, che non toccano mai il territorio del proprio Stato e che quindi vanno nella propria nazione solo per andare in vacanza o per godere dei benefici naturalistici della nazione. Per noi non è così. Per noi il territorio è importantissimo e continueremo ad investire su questo territorio. Ve dirò di più, oggi si parla sempre di più di opportunità legate al territorio per gli armatori, sia a livello di possibilità dateci alla comunità europea con una serie di progetti finanziabili dalla comunità stessa che vedono sempre più coinvolti non solo le aziende armatoriali ma anche le stesse autorità portuali. Ovviamente è un ragionamento questo molto interessante e limpido che fa l'autorità, che fa la comunità europea, e sono assolutamente finanziabili i progetti che hanno come partnership una partnership tra l'armamento e le autorità locali, perché l'autorità locale deve garantire la realizzazione del progetto finanziato, e questa è una cosa molto importante che ci vede, ci vedrà legati tantissimo alle autorità.
e quindi è molto importante, sempre più importante per noi, avere contatti continui e dialoghi con le autorità al fine di poter concertare insieme queste partnership e poter competere con le altre nazioni europee. Ovviamente i fondi europei sono una delle possibilità che gli armatori hanno di investire sul territorio ed è una possibilità che vede una concorrenza spietata da parte degli altri paesi europei, e quindi una partnership tra autorità e armatori è sempre più importante, così come è sempre più importante per gli armatori il concetto di logistica integrata. L'armatore oggi ha una possibilità, è forse un ritorno al passato. Molti degli armatori che oggi hanno flotte importanti con navi che navigano in tutto il mondo hanno iniziato comunque con traffici cabotieri, traffici italiani o servizi nei porti italiani. C'è una possibilità di ritornare ad investire in maniera diversa, più intelligente, più efficiente ed efficace nei porti italiani, addirittura espandendo questo proprio compito non solo alla parte nautica o navale ma anche alla parte terrestre. Quindi si parla in ambito comunitario ad esempio di progetti legati alla logistica che possono per la prima volta vedere l'armatore investire anche in impianti di terra, e uno tra questi ad esempio è la questione dell'LNG, quindi l'utilizzo di LNG come combustibile alle navi potrebbe prevedere che alcuni armatori possano realizzare addirittura attività terrestre. Questo è una fase nuova delle possibilità che si aprono agli armatori italiani. Noi crediamo di avere le capacità come azienda armatoriale, come comparto armatoriale italiano, di poter realizzare in maniera assolutamente efficiente anche gli impianti di terra. Siamo delle aziende globalizzate da generazioni che sono molto veloci nel pensiero, nell'affrontare la competizione a livello estero e europeo in questo caso, e quindi abbiamo tutte le carte in regola. Adesso sta a noi anche fare uno sforzo, e forse Fabrizio anche ne parlerà dopo, strutturare anche le aziende sempre di più affinché l'armamento possa entrare in un settore più complesso ma sicuramente molto molto attrattivo. E un altro fattore, un altro aspetto importante di cui anche si parlerà oggi è il mutato scenario dello shipping. Oggi viviamo un momento di fortissima discontinuità e con il passato. Nel giro degli ultimi 3-4 anni sembrano essere cambiate le regole del gioco e della competizione. Ma come accade in tutti i momenti di grande discontinuità, se è vero che ci sono delle minacce per gli armatori italiani date dall'ampiezza delle flotte, dalla dimensione delle flotte dei nostri concorrenti, oggi non più italiani e europei, ma singaporeni, cinesi con fondi di investimento alle spalle, e anche dalla velocità e dalla aggressività della competizione tra gli armatori, si aprono però degli scenari, delle opportunità nuove da assolutamente dover sfruttare. Però c'è da dire, e questo è il vero motivo della discontinuità, tutte le opportunità che si aprono oggi agli armatori sono assolutamente legate al concetto di efficienza, e questa è una cosa che affronteremo dopo con tutti e tre i relatori. Efficienza non significa solo efficienza delle navi, assolutamente in termini di prestazione, ma anche efficienza significa rispetto delle normative in continua evoluzione relative al rispetto dell'ambiente, alle emissioni, e che ovviamente implicano rinnovi costanti di flotta e un'obsolescenza delle navi molto molto rapida. Questo perché è una grande opportunità, da un lato per la possibilità di investire in progetti innovativi, dall'innovazione totale di una nave come ad esempio quelle che bruciano combustibile LNG o quelle dedicate allo stesso trasporto dell'LNG, fino anche al retrofit delle navi e quindi all'adeguamento delle navi alle normative attuali attraverso l'implementazione a bordo di impianti quali scrubber o water ballast management, ormai divenuti obbligatori, che diverranno obbligatori anche in Mediterraneo fra pochi anni. Questo è un'opportunità anche perché, secondo me, questa è una mia personalissima opinione, potrebbe portare ad una scrematura dei concorrenti, perché chi non riesce a rimanere al passo con queste innovazioni e con questa efficienza rischia di essere o uscire marginalmente dal mercato. C'è anche un'altra osservazione che io farei, una mia personalissima osservazione, forse sarà in contrasto con alcuna dei con la stesso tema affrontato dai relatori.
però io penso che non esista oggi una dimensione ideale per quanto riguarda le società di shipping. Ci può essere una società di shipping di grandissima dimensione gestita male, poco efficiente in relazione a quello che dicevamo prima, così come una società di famiglia, una società proprietaria assolutamente familiare, piccole dimensioni, gestita in maniera totalmente efficiente. Quindi io e noi come gruppo Giovani Armatori crediamo che l'efficienza sia alla base della futura competizione. Però va detto che qualsiasi tipologia di investimento che un armatore affronta oggi ha comunque una rilevanza molto importante. C'è infatti da dire che probabilmente le crescite che avverranno in futuro nel comparto armatoriale saranno più lente di quelle avvenute in passato. Questo perché? Perché ovviamente oggi investire in navi ad alta complessità tecnologica e con navi con alto tasso di efficienza ha un valore, diciamo, molto molto elevato, e gli stessi retrofit da affrontare sulle navi già esistenti hanno dei valori molto molto elevati di capital expenditure, che andremo poi dopo a vedere ad esempio con la BEI come è possibile finanziare in maniera alternativa a quella tradizionale. Quindi è molto sempre più difficile, sarà sempre più difficile assistere alle grandi crescite del passato, dove mi viene in mente adesso l'inizio del nostro shipping, diciamo, di questo secolo, insomma, dei grandi armatori, il comandante Lauro che prendeva navi abbandonate alla flotta militare americana, le metteva su rotte commerciali, o addirittura si prendevano navi bombardate e le si rimetteva in sesto. Ecco, queste crescite qui, o l'armatore che investe in 5 o 6 navi in uno stesso momento, però datate, insomma, sarà sempre più difficile. Però dico anche vive Dio, perché ovviamente probabilmente questo minor numero di navi, anche se più tecnologicamente più complesse, farà bene sia da un lato all'ambiente, ma dall'altro anche a una sana competizione, perché porterà probabilmente in tempi più rapidi a un riequilibrio tra domanda e offerta. Quindi adesso io passerei a sentire innanzitutto, poi ho dimenticavo prima di ringraziare anche ovviamente i nostri relatori, sono molto molto contento che abbiano accettato di poter venire con noi a condividere questi temi, e quindi parlo ovviamente della BEI, del dottor Clerici, del dottor Cappellini e ovviamente di Fabrizio Vettosi, che ci darà dopo una panoramica su questi temi affrontati. Inizierei subito con la BEI e quindi passerei la parola al dottor Andrea Clerici. Grazie. Buon pomeriggio. Allora, oggi parleremo un po' della BEI, chi siamo, cosa facciamo, e con un particolare focus ovviamente su quelle che sono le possibilità di finanziamento nell'ambito dello shipping. La BEI, se non lo sapete, è una istituzione europea, è stata creata col Trattato di Roma del 1958, si occupa di finanziamenti a medio e lungo termine, il 90% dei quali vengono effettuati all'interno dell'Unione Europea, ha come azionisti 28 paesi stati membri dell'Unione. Ogni qualvolta uno Stato membro negozia l'ingresso nell'Unione, anche come conseguenza entra nel capitale della banca. Questa è la ripartizione attuale degli shareholder nella banca. Come potete vedere, ci sono 4 grandi paesi che sono in alto a sinistra: Germania, Francia, Italia e Regno Unito, che hanno le quote di maggioranza relativa con poco più del 16% ognuno. La BEI è un'istituzione europea, come dicevo, ma anche una banca, quindi è indipendente, non riceve nessun tipo di sussidio da parte della Commissione di fondi europei, si finanzia sul mercato dei capitali emettendo obbligazioni e utilizza questi fondi che riceve dal mercato dei capitali per fare finanziamenti a quelli che sono i propri imprenditori. Il vantaggio competitivo che ha BEI è il fatto che, essendo un'istituzione AAA, riesce a fare funding sul mercato dei capitali dei tassi che sono molto vantaggiosi, ed essendo un'istituzione che non ha come scopo la massimizzazione del profitto, trasferisce questo vantaggio finanziario di fatto a quelli che sono i progetti che va a finanziare sul mercato. Siamo basati in Lussemburgo, abbiamo poi vari uffici di rappresentanza nei vari paesi, e ci sono circa 2500 persone in Lussemburgo. Può sembrare un numero elevato, non lo è se lo rapportate ad altre realtà di banche multilaterali di sviluppo come la Banca Mondiale, eccetera. Dovete considerare il fatto che da Lussemburgo occupiamo appunto 28 paesi all'interno dell'Unione e molti altri al di fuori, e una peculiarità della banca è il fatto che all'interno della BEI non ci sono soltanto persone esperte in finanza, ma abbiamo degli ingegneri, degli economisti che sono esperti dei vari settori che noi finanziamo. Quindi, in un tipico esempio di un finanziamento shipping, il team di analisi di BEI è composto dalla persona responsabile per l'area geografica che si occupa della parte finanziaria,
tipicamente dall'ingegnere navale che fa la parte tecnica e da un economista di settore che può capire l'andamento di mercato e valutare l'economicità del progetto. Questi sono l'andamento, diciamo, dei prestiti della banca. L'anno scorso la BEI ha fatto 77 miliardi di euro di finanziamenti, più 3 miliardi di euro di finanziamenti che sono fatti dal FEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti, con una raccolta sul mercato dei capitali di circa 85 miliardi di euro. Sono cifre importanti, fanno sì che la BEI possa, diciamo, sul mercato dei capitali, tra virgolette, essere paragonata ad alcuni stati sovrani. Non l'Italia, perché purtroppo il nostro debito pubblico è enorme, ma diciamo che la quantità di emissione di carta che BEI mette sul mercato può essere paragonata ad esempio a quella spagnola. La BEI ha quattro grandi priorità di finanziamento, sono qui evidenziate e rispecchiano quelle che sono le priorità che la comunità europea ci dà. Sono le infrastrutture strategiche, la piccola e media impresa, tutto quello che volge a combattere i cambiamenti climatici e l'innovazione e i finanziamenti in ricerca e sviluppo. Dallo scoppio della crisi e dal fatto che c'è stato un incremento drammatico della disoccupazione, la BEI all'interno di quello che sono i finanziamenti alla piccola e media impresa e all'innovazione ha fatto una sorta di carve out di 13 miliardi per sostenere tutti quegli investimenti che sono fatti o da giovani imprenditori, ovvero dalle aziende che assumono dei giovani, e quindi cercare di in qualche modo supportare e diminuire il tasso di disoccupazione, che in Europa è particolarmente significativo. Qui ancora uno split di quello che dicevo, appunto l'anno scorso poco più di 80 miliardi di euro, 77 miliardi da parte di BEI e 3,3 da parte di FEI. Un piccolo, diciamo, fotografia sull'attività in Italia. L'anno scorso è stato un anno record per la banca, abbiamo fatto poco più di 11,4 miliardi di euro di finanziamenti e ci sono circa 27 miliardi di euro di valore di progetti che abbiamo finanziato. 63,3 miliardi di euro sono il totale delle erogazioni ad oggi presenti in Italia con progetti supportati dalla banca, e per quanto riguarda le piccole e medie imprese sono state finanziate quasi 7.000 piccole e medie imprese e 77.000 se consideriamo l'orizzonte temporale, diciamo, dalla scoppio della crisi finanziaria alla fine dell'anno scorso. Negli ultimi anni il paese che è stato più efficiente nell'utilizzare la finanza BEI è stata la Spagna. Ciò non toglie che l'Italia resta storicamente il maggior fruitore del finanza BEI, sono circa 180 miliardi di finanziamenti BEI che sono arrivati in Italia da quando la banca è stata istituita nel 1958. Ne avrete sicuramente sentito parlare, ultimamente è molto chiacchierato, se ne discute molto, il Fondo Strategico per gli Investimenti, meglio noto come Piano Juncker, è una novità che è cominciata, diciamo, l'anno scorso, su quale adesso siamo particolarmente attivi. Si tratta sostanzialmente di un accantonamento a fondo, se posso esprimermi così, a rischi per perdite future. Sono stati accantonati 5 miliardi di euro da parte di BEI sul proprio bilancio e 16 miliardi di euro arriveranno dalla Commissione europea. Perché questi numeri? Diciamo che si è partiti da quella che è stata un po' l'idea di necessità di investimento in Europa nel triennio 2015-2017. Dall'idea di mobilizzare 300 miliardi di euro di nuovi investimenti nel triennio si è, diciamo, derivato quanto fosse necessario a BEI accantonare per potenziali perdite future, perché in questo caso si tratta di investimenti più rischiosi rispetto a quello che la banca fa normalmente, per evitare di poter avere un qualsivoglia impatto sul rating AAA. Il fatto di avere il rating AAA per noi è essenziale, come vi dicevo la banca si finanzia sul mercato dei capitali e riesce a trasferire un vantaggio finanziario proprio perché ha un rating AAA, quindi diciamo che per noi è essenziale poter mantenere questo rating. E quindi 23 miliardi sono stati valutati insieme con l'agenzia di rating come necessari e sufficienti affinché il rating non venisse impattato. Lo vedremo meglio dopo, vi riguarda particolarmente, all'interno del piano Juncker o EFSI anche lo shipping può essere finanziato, quindi la BEI è oggi disponibile a prendere rischi che magari nel passato non sarebbero stati presi, anche in ambito shipping, giustificando questa tipologia di investimenti sotto il piano Juncker. Cosa facciamo? Diciamo che ci piace dire quello che facciamo con queste tre cose, lending, blending e advising. Lending si tratta sostanzialmente di quello che facciamo tipicamente, sono finanziamenti, la banca si occupa di finanziamenti a medio e lungo termine, ma facciamo anche garanzie e attendere con queste assunzioni di maggior rischio finanziamenti che non sono senior ma anche magari più subordinati, mezzanini, e attendere anche magari verso partecipazioni in equity. Ad oggi all'interno del gruppo le uniche partecipazioni in equity sono fatte da BEI, che fa partecipazioni in fondi di fondi.
facciamo blending, perché molto spesso, come è il caso ad esempio del piano Juncker, le attività della BEI sono fatte in cooperazione con la comunità europea. Ci sono dei fondi che la comunità mette a disposizione per determinati diciamo, prerogative strategiche che vengono definite a Bruxelles. Il piano Juncker è un esempio, un altro che mi piace citare è questo qua che è scritto, INNOFIN, sono dei finanziamenti che la banca fa per finanziamenti diretti a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione. È un qualcosa che le banche commerciali hanno difficoltà a fare, abbiamo visto, ed è un qualcosa che la comunità e la BEI ha deciso di supportare particolarmente, avendo evidenza del fatto che rispetto al PIL europeo gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dell'Europa sono molto inferiori rispetto a quelli che sono i nostri competitor globali, quindi ne so, Stati Uniti e tutti i paesi asiatici. Advising invece è un'attività che diciamo la banca fa per aiutare quei progetti che con un termine brutto ma efficace si dicono non ancora bancabili, e quindi c'è un team specializzato all'interno della banca che aiuta appunto a far sì che determinati progetti embrionali potenzialmente finanziabili della banca ma ancora non pronti per essere finanziati possano nel tempo divenire. Questo è in breve come funziona diciamo un finanziamento BEI, poi andremo più nel dettaglio con i costi e cosa è finanziabile nell'ambito di un progetto. Di fatto però diciamo che il ciclo di un progetto BEI è sostanzialmente semplice: noi guardiamo ad un'opportunità di investimento rispetto a qualcuno che ci presenta un piano di investimenti, andiamo a valutare quelli che sono gli aspetti soprattutto tecnici, economici e finanziari, e se questi requisiti sono diciamo soddisfatti cominciamo a fare la nostra due diligence ed eventualmente portare in approvazione l'operazione ai nostri comitati interni, e poi se approvata ovviamente l'operazione viene negoziata con un contratto, la banca ha dei propri legali interni che negoziano anche i contratti, e il progetto, il finanziamento viene erogato, e poi c'è un monitoraggio fatto dalla banca per far sì che effettivamente si possa dimostrare che i fondi erogati da BEI siano stati utilizzati per lo scopo per il quale erano stati destinati inizialmente, fino al completo rimborso del finanziamento. La BEI è un finanziatore diciamo di medio lungo termine, siamo un risk taker, e quando facciamo un finanziamento di solito lo manteniamo fino a bilancio fino alla naturale maturazione o rimborso del prestito. Non facciamo tipicamente operazioni di cartolarizzazione, di vendita sul secondario di quello che finanziamo, perché il nostro interesse è vedere che i progetti che abbiamo finanziato siano effettivamente sviluppati e portati a compimento. Questi sono tipicamente quello che dicevo, diciamo, i requisiti minimi di un progetto, comunque quelli necessari per poter avere un finanziamento. Deve un progetto essere giustificato con quelli che noi definiamo i criteri di eleggibilità, quindi quelle quattro macroclassi che ho definito prima. Deve essere ok da un punto di vista tecnico, finanziario e da un punto di vista economico, e deve essere in linea con tutte quelle che sono le normative dal punto di vista ambientale e sia applicabili per quanto riguarda procurement, quindi gare, appalti, eccetera. Veniamo allo shipping. Perché BEI si occupa anche di finanziamento shipping? Per sostanzialmente tre ordini di motivi. Il fatto che c'è un riconoscimento del fatto che lo shipping è un settore particolarmente rilevante all'interno dell'Unione dal punto di vista economico, il 90% del commercio internazionale viene fatto attraverso acqua, diciamo così, il 40% all'interno dell'Unione nello stesso modo. Lo shipping viene visto come una metodologia alternativa e sicuramente più economicamente viable e sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto a quelli che sono i trasporti ad esempio su gomma, quindi la Commissione e la BEI supportano questo shift dal trasporto su gomma al trasporto via acqua. Normalmente quello che finanziamo sono l'acquisto di nuove costruzioni, anche se possiamo in alcuni casi guardare quelle che sono eventuali ricostruzioni o rinnovazione. Abbiamo parlato prima, è stato citato, ultimamente stiamo finanziando anche molto quelli che sono gli adeguamenti normativi, quindi gli scrubber e tutto quello che viene oggi è dal punto di vista normativo necessario sulle navi, quello è per noi finanziabile, lo stiamo facendo. Ovviamente abbiamo fatto molto per ora con armatori del Nord Europa, dove è diventato necessario in questi anni, siamo disponibili a guardare poi quando sarà fatto anche nell'area del Mediterraneo. Tipicamente quello che finanziamo come tipologia di navi, lo vedete qua, sono RoRo, RoPax, traghetti, ma anche, ne parlavamo prima, TAG, e ogni qualsivoglia nave che possa in qualche modo giustificarsi come anche sviluppo regionale, quindi non so, piccole navi che possano connettere delle isole per le quali ad esempio sono remote e non ci sono altri mezzi di trasporto sostenibili, per noi sono finanziabili.
Questi sono i criteri di eleggibilità nel dettaglio, non vado in tutto, ve lo lascerei poi per magari lasciare la presentazione a disposizione. Comunque quello, guardiamo solo diciamo, la parte principale, questi sono i grandi criteri nostri, quindi finanziamenti di navi all'interno delle autostrade del mare, quello che possa supportare lo sviluppo delle regioni. Come dicevo, perché lo shipping è un mezzo di trasporto sostenibile, quindi nuove costruzioni le finanziamo, e poi investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione. Devo dire che in quest'ultimo ambito è stato particolarmente difficile trovare degli investimenti. In Italia abbiamo fatto un solo investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione, è stato per la Fincantieri, per tutto quello che è stato appunto il loro piano di ricerca e sviluppo per la parte civile, diciamo, di Fincantieri, e la parte militare non è per noi finanziabile. Come dicevo, lo shipping è finanziabile sotto EFSI. Cosa cambia per un armatore? Di fatto nulla. Diciamo che il progetto, così come presentato, è esattamente lo stesso. Quello che cambia è la disponibilità, da un certo punto di vista, la possibilità per la banca di prendere dei rischi maggiori rispetto a quello che avrebbe preso magari nel passato. E per rischi maggiori cosa intendo? Magari arrivare a durate più lunghe del normale, oppure fare dei finanziamenti dove i flussi di cassa non sono così solidi come sarebbero magari dovuti essere nel passato, oppure andare a guardare delle strutture dove magari la security non è classica di un finanziamento shipping come è tipica in questo ambito, insomma, diciamo, per avere qualche caratteristica di innovazione e di rischio, pur rientrando nei canoni della sostenibilità, come detto, che possa permettere alla banca di accettare un rischio maggiore. Allora, se entriamo un po' più nel dettaglio di quelle che sono le basi del finanziamento per avere un finanziamento BEI in ambito navale, come vi dicevo, si tratta sostanzialmente di nuove costruzioni, le navi devono avere una bandiera europea, avere in qualche modo un forte link con l'Europa, significa che devono operare o su rotte intraeuropee, ovvero operare dall'Europa verso il resto del mondo. Sarebbe per noi difficile, infatti non lo possiamo fare, finanziare delle navi che venissero impiegate esclusivamente al di fuori dell'Europa. Non avrebbe senso che la Banca Europea per gli Investimenti supportasse questa tipologia di investimenti. Per questo motivo dicevo che tipicamente le navi che noi finanziamo sono Ro-Ro Pax, in quel caso le rotte sono definite ed è facile, ma abbiamo finanziato anche navi da crociera nel momento in cui l'armatore si è impegnato ad utilizzare queste navi in determinate aree che noi diciamo di convergenza, che sarebbe le aree dove il PIL diciamo, della regione è inferiore rispetto alla media europea, in Italia ad esempio l'area del Mezzogiorno. In quel caso abbiamo giustificato finanziamenti ad esempio alla Costa, posso fare il nome perché è pubblico, la Costa Crociere, per alcune navi che sono state utilizzate nell'area del Mediterraneo con partenza da Savona e poi nell'area del Mediterraneo e del Nord Africa. In quel caso la giustificazione da parte di BEI è il fatto che comunque le navi vanno a portare sviluppo turistico, economico in queste aree che ne hanno necessità. Un'altra richiesta è il fatto che le navi di nuova costruzione siano più efficienti da un punto di vista energetico e anche essere più, diciamo, rispettare le normative ambientali. Questo non è un problema in ambito shipping, perché naturalmente direi per un semplice rispetto delle normative in essere, le nuove costruzioni sono più efficienti e hanno migliori performance rispetto alle generazioni precedenti, quindi è un requisito che viene di fatto è automatico rispetto a quello che noi finanziamo. Come viene fatto il finanziamento BEI? Abbiamo due macro classi per quanto riguarda lo shipping, sono finanziamenti che possiamo dividere tra finanziamenti diretti e finanziamenti intermediati. La distinzione è per classe dimensionale. I finanziamenti intermediati sono quelli che sono al di sotto di una soglia di 25-30 milioni di euro. Questo perché? Perché, come vi dicevo, come avete visto, BEI ha sede in Lussemburgo, non abbiamo una rete commerciale di filiali sui vari mercati europei, è per noi difficile, poco efficiente, arrivare a conoscere e valutare la piccola e media impresa. Quindi in quel caso quello che ha fatto la banca è stato quello di istituire con le banche commerciali una situazione tale per cui la BEI fornisce liquidità alle banche commerciali e le banche commerciali si impegnano a girare il vantaggio finanziario che deriva dalla liquidità BEI alla piccola e media impresa che loro conoscono sul territorio. Conoscono perché ovviamente hanno rapporti di altra natura, la BEI fa esclusivamente finanziamenti a medio e lungo termine, la banca commerciale ovviamente ha tutta la gestione della liquidità, la tesoreria dell'azienda, la conosci direttamente, ecco che quando c'è la necessità di fare un investimento a medio e lungo termine, la piccola e media impresa può beneficiare della finanza BEI.
Ne discutevamo prima, è anche un metodo, diciamo, per le piccole e medie imprese più smart, se così posso dire, di mettere in competizione le varie banche commerciali, perché nel momento in cui il progetto è approvato da BEI, diciamo che la parte di costo che le banche commerciali applicano come costo di liquidità viene meno, quindi le banche commerciali, quello che vi prezzano, deve essere semplicemente il markup per il rischio. In questo modo avete la possibilità di valutare quale delle banche è più conveniente, perché nel costo che una banca commerciale fa normalmente non si capisce qual è la componente di cost of funding, qual è il markup per il rischio e tutte le varie, diciamo, componenti del prezzo finale. In questo caso l'intervento BEI parifica tutte le banche commerciali perché la liquidità viene fornita da noi e quindi voi potete valutare quale effettivamente quale banca commerciale è più conveniente. In questo caso la decisione di credito viene lasciata alla banca commerciale e quello che noi facciamo è fare due diligence sulla banca commerciale, quindi diciamo che la banca commerciale deve essere per noi accettabile. In Italia abbiamo rapporti con 27 gruppi bancari, quindi copriamo sostanzialmente tutto il mercato e per, diciamo, fugare ogni dubbio sul fatto che questi fondi vengano effettivamente utilizzati, non facciamo tesoreria alle banche, vi posso dire che questi finanziamenti che facciamo alle banche per le piccole e medie imprese, che molto spesso sono dei finanziamenti ombrello che valgono centinaia di milioni di euro, hanno dei paletti molto stringenti, devono essere utilizzati in un determinato periodo di tempo, la banca si deve impegnare a passare il vantaggio finanziario alla piccola e media impresa, deve dichiarare nel contratto che la finanza BEI è a supporto di questo finanziamento, deve riportare a BEI tutti i finanziamenti che vengono fatti, quindi noi otteniamo quelle che chiamiamo allocazioni, quindi l'elenco di tutti i finanziamenti che, non so, dico nome a caso, Banca Intesa, ha fatto con quel finanziamento BEI. Ci vengono riportate con nome, cognome, partita IVA, eccetera, della società e all'interno della banca ci sono delle persone che fanno delle verifiche a campione sull'effettivo utilizzo dei fondi. E quindi, diciamo, la tempistica, il fatto che siano costretti ad utilizzarli fa sì che questi fondi siano effettivamente messi a disposizione del mercato. In caso contrario il finanziamento viene richiamato e non ci sono nuove erogazioni. Questo è lo schema di finanziamento, quello che vi dicevo, c'è la BEI che fa funding a una banca nostra partner che poi a sua volta fa dei finanziamenti basati sulle condizioni BEI alle piccole e medie imprese e si impegna a fare reportistica alla banca. Per darvi un'idea, la definizione di piccola e media impresa per noi è quella europea, quindi la piccola impresa va fino a 250 addetti, la media impresa fino a 3.000 addetti. E all'interno di questi finanziamenti possiamo fare finanziamenti per un piano di investimento fino a 50 milioni di euro. Quindi diciamo che sono comunque investimenti anche importanti e che vanno a coprire, soprattutto in Italia, dove la maggior parte delle imprese sono medio piccole, la stragrande maggioranza, diciamo, delle imprese presenti sul territorio. Per investimenti di più grande dimensione invece ci sono i finanziamenti cosiddetti individuali. Quello che noi facciamo è quello che vedete qua, prendiamo un piano di investimento futuro, BEI fa solo finanziamenti futuri sul piano di investimenti futuri, tipicamente su un orizzonte temporale di 3 o 4 anni, nell'esempio qua avete un totale di 100 milioni di euro, il finanziamento BEI può essere massimo il 50% di questo totale, quindi nel caso in esame 50 milioni, questo perché? Perché quando la banca è stata costituita con l'idea che sia a supporto dello sviluppo e che non vada a competere con le banche commerciali. Sarebbe per noi semplice, visto il vantaggio che abbiamo, diciamo, fare condizioni più facili o più economicamente vantaggiose rispetto alle banche commerciali, non è lo scopo della BEI. Quindi chiediamo che il restante 50% sia finanziato. In che modo? A noi non interessa. Può essere fatto con altro debito, quindi mi viene chiesto prima, per arrivare alla tipica leva di un finanziamento shipping, una banca commerciale può fare il top up fino al 70-80%, il resto può essere pagato con equity, cash flow, con tutte le modalità che ritenete più opportune. Quindi se vogliamo fare un esempio, diciamo, più sulla parte shipping, ad esempio se un armatore dovesse avere un piano di nuove costruzioni con tre navi, adesso dico il numero a caso, tre navi in consegna 2016, 17, 18, ognuna per costo cantiere di 30 milioni di euro, il totale 90 milioni, l'eventuale finanziamento BEI sarebbe di 45, il restante resta all'armatore trovare fondi per finanziarlo come meglio crede. Per quanto riguarda le durate, la regola nostra interna è che il finanziamento BEI deve essere in relazione alla vita economica di quello che finanziamo, quindi in caso ad esempio di finanziamenti in ricerca e sviluppo andiamo massimo a 7 anni, per i progetti infrastrutturali magari facciamo finanziamenti di 30 anni.
Per esperienza personale, quello che vi posso dire in ambito shipping, quello che ho visto in Italia sono finanziamenti con una durata tra i 10 e i 15 anni, questo è quello che riusciamo a fare. Gli eventuali profili di rimborso, balloon finale o meno, vengono poi definiti sul caso specifico. La decisione finale di come questo progetto viene finanziato, e in questo caso viene lasciato a BEI, si fa la due diligence nostra. Alla fine della due diligence la banca può decidere di fare un finanziamento diretto, e quindi in quel caso c'è la presa diretta di rischio da parte della BEI, ovvero chiedere che il finanziamento venga garantito da una banca commerciale o ad esempio anche da SACE, con la quale lavoriamo. Questo è quanto, e poi sono a disposizione se avete qualsiasi domanda. Noi, Alberto, no, abbiamo detto Luca per le domande, poi le potevamo fare dopo il coffee break per avere un po' più di spazio delle domande. Perfetto, allora adesso facciamo le tre presentazioni e poi dopo le domande. Perfetto, adesso passiamo al microfono al dottor Cappellini. Grazie, mi sentite senza microfono? Lo puoi avvicinare, le dispiace? Magari più. Il microfono? Sì, poco poco. Lei, allora, buonasera a tutti, scusate perché non sapevo che tipo di incontro era, lo confesso, più di quel tanto non avevo preparato le slide, allora me le sono fatte mandare, stanno arrivando, se arrivano in tempo ve le mostro, altrimenti chiacchiero e basta. Mi sembra opportuno innanzitutto presentarmi, sono Gabriele Cappellini, amministratore delegato del Fondo Italiano di Investimento. Con questo ringrazio ovviamente il commissario, ringrazio il presidente dell'Unione Armatore, ringrazio Confidarma quindi di questa bella location che ha anche un aspetto artistico molto interessante, devo dire, no? Perché non mi sarei aspettato, al di là della bellezza ovviamente del posto, eccetera. E mi sembra anche opportuno cercare di inquadrare, perché non tutti operano nel settore finanziario, voi operate nel settore dello shipping, e quindi sapere che ci sono tanti attori che fanno una cosa, che fanno un'altra, occorre capire un pochino qual è il campo di azione. Quindi le slide che tra poco vi presenterò è una sintesi un po' della nostra attività per cercare di capire meglio, ma già tra i vari attori che stanno parlando ci tengo a sottolineare un aspetto. Prima vi ha parlato il collega della BEI, la BEI è una banca europea, ha anche una sua sezione che fa private equity eccetera, lo fa a fondo di fondi. Noi non siamo una banca, il Fondo Italiano di Investimento è un fondo nato cinque anni e mezzo fa, e non finanzia nessuno, ma partecipa, si pone come socio dell'imprenditore, dell'armatore eccetera. Cioè la differenza enorme è che la banca sta sempre al di qua della scrivania e l'armatore sta di là. La banca valuta i suoi progetti, valuta il progetto specifico, valuta l'affidabilità, valuta i flussi di ritorno. L'operatore di private equity si mette al di là della scrivania e insieme a lui va alla banca, va alla BEI, va dagli altri a discutere quelli che possono essere anche le forme di finanziamento. Quindi questo è già un aspetto importante. Il fondo è un socio, né più né meno di un socio che non fa parte della famiglia, ed è per questo che ha qualche, come dire, privilegio in più ed è un rompiscatole maggiore a volte, tanto per essere chiari. Molti di voi l'hanno già sperimentato qui in sala, alcuni sono fortunatamente anche nostri partecipati. Ma vediamo in sintesi cosa abbiamo fatto in questi anni e poi quali sono stati i problemi, perché credo che anche l'obiettivo di un convegno non sia dire quello che fo, ma che tipo di problemi sono, perché conoscete i problemi, forse ognuno per la propria attività può cercare di risolverli e di arrivare all'obiettivo di avere più disponibilità a favore di un settore estremamente importante in cui io personalmente credo, e poi vi dirò che non è soltanto chiacchiere. Il Fondo Italiano è nato 5 anni fa, fa private equity, cioè investe come socio, fa aumenti di capitale valutando l'azienda secondo criteri di mercato, definendo un progetto con la che vuoi fare da grande, ha un problema di famiglia, ha un problema di crescita, ha un problema di dimensioni eccetera, ok, mettiamoci a tavolino e diciamo interveniamo. Quello che apportiamo, come vi dirò, non è soltanto finanza ma molte altre cose, o perlomeno crediamo di apportare altre. Cosa abbiamo fatto in questi anni?
In questi anni abbiamo utilizzato il nostro 1,2 miliardi di disponibilità che ci è stato fornito da soci privati, sono le principali banche nazionali, Intesa, Unicredito, Montepaschi, e banche popolari e anche Cassa Depositi e Prestiti, che è in questo caso un finanziatore di minoranza, ed è gestito da una società di gestione del risparmio che si chiama appunto SGR Fondo Italiano, dove partecipano la maggior parte dei soci istituzionali. Ci partecipa il MEF al 12% e Grotti, ci partecipa il... Sono partite le slide? No, ce la facciamo, va bene. Ci partecipano le banche che hanno messo i soldi, ci partecipa quindi Cassa Depositi, Montepaschi, eccetera, ma ci partecipa anche l'ABI, ma ci partecipa anche Confindustria, che quindi partecipa alla società di gestione, ma ovviamente non ha messo i soldi, perché la disponibilità di una situazione di categoria sono sempre limitate. Quindi la società gestisce questo fondo. Questo fondo si è messo in testa di intervenire in un momento molto critico dell'economia nazionale, siamo nel 2010, in cui si sono resi tutti conto che uno degli aspetti fondamentali dello sviluppo economico, o uno dei tanti, ma uno dei più importanti, sono anche le dimensioni aziendali, il supporto alla crescita, il supporto all'innovazione. E quindi il nostro fondo ha quell'obiettivo e abbiamo detto non facciamo soltanto noi, perché con 1,2 miliardi in un mercato che esprime 3 miliardi di investimenti l'anno saremmo... Siamo partiti? Saremmo dei monopolisti, e il monopolismo non va bene perché non crea concorrenza. E allora abbiamo deciso di fare due cose: di fare e di far fare. Quindi facciamo sia investimenti diretti in capitale delle imprese di piccole e medie dimensioni, e ad oggi ne abbiamo fatti 37, intervenendo già oggi in 30 imprese, con quote che possono variare dal 10 al 15 al 40%, ma al tempo stesso abbiamo investito in fondi, cioè facendo nascere un comparto che a loro volta poi gestiscono piccole e medie imprese. Abbiamo investito in 21 fondi, quindi tra investimenti diretti in 37 aziende e le aziende che a loro volta hanno acquisito come partecipazione i 21 fondi, oggi gestiamo circa direttamente e indirettamente oltre 120 aziende per 4 miliardi di fatturato complessivo. Questa è un po' la sintesi estrema. Vediamo a che punto siamo con le slide, se posso partire così ve lo illustro un attimo meglio. Ok, ci siamo. Scusate. Allora, partiamo andando. Ok. Questi sono i nostri azionisti della SGR, come vedete è un mondo istituzionale molto complesso, banche, associazioni di categoria, ABI, Confindustria e qua, tutte al 12,50, quindi non c'è un socio di maggioranza. Alcuni di questi avevano disponibilità di denaro, ovviamente le banche, e allora hanno creato un fondo. Il fondo ha una sua autonomia giuridica patrimoniale, ok? Vi lascio i soldi nel fondo di 1,5 miliardi li hanno messi soltanto questi signori: 250 milioni Cassa, 250 Intesa, 250 Unicredito, 250 Montepaschi e 200 il mondo delle popolari, che è composto sia dall'Istituto Centrale che da 5 popolari, quindi un molto variegato, un fondo che è assolutamente privato. Cosa fa? Due cose vi dicevo prima: investe direttamente, cioè acquista partecipazioni di minoranza in imprese di piccole e medie dimensioni, secondo lo schema comunitario dei 3 miliardi, tanto per intendersi, non quella del 250 dipendenti o 50 di fatturato, in cose che possono variare. Come possono variare? A secondo tipo di progetto, a secondo la logica che dobbiamo fare, a secondo la compagine azionaria, naturalmente. Al tempo stesso abbiamo detto investiamo anche, facciamo rinascere un mondo che era praticamente morto nel 2010, cioè il mondo dei fondi chiusi, e quindi abbiamo investito in 21 fondi, fra cui 10 insieme al FEI, alias BEI, cioè la nostra attività
spingendo con molta forza, devo dire, anche sulla nascita di nuovi team che mancavano in Italia, perché fare un team vuol dire prendere delle persone in Italia, all'estero, metterle insieme, dargli soldi, dargli fiducia per 10 anni, e non è banale. Abbiamo tirato molti denari del FEI barra BEI, che prima non si sognava nemmeno. Prima il FEI investiva dai 50 milioni l'anno, adesso ne ha investiti oltre 400, abbiamo rinnovato la convenzione con loro che arriveranno fino a 600. E le istruttorie, tutte le istruttorie, le facciamo insieme, quindi o a Milano o a Lussemburgo, con, devo dire, un pool di amici che fanno parte del team del FEI. Ci tengo a questo, perché aver mosso i fondi europei nel settore dell'equity per noi è stato uno dei punti di orgoglio, perché il FEI interveniva soltanto marginalmente, perché, diciamo, non c'erano operatori che gli davano fiducia, e il FEI, devo dire, esamina veramente dando fiducia senza altri fronzoli. A loro volta, come dicevo, i fondi che noi avevamo investito hanno investito in 120 aziende, quindi avevamo un pool di 150 complessivamente aziende investite per 4 miliardi di investimenti. Dal 2012 abbiamo deciso di fare anche un'altra cosa molto interessante, cioè di destinare una parte delle risorse al venture capital. Noi siamo un fondo di expansion, in termini tecnici vuol dire intervengo in aziende già costruite, già, che hanno già una storia, eccetera. Investire nelle start-up è un altro mestiere, anche come valutazione, anche come team di investimento, anche come logica di investimento, eccetera. Però abbiamo deciso, ok, dobbiamo stimolare anche in Italia nei vari campi, e abbiamo individuato anche quali campi, quali sono le attività più interessanti delle altre, e incentivare lo sviluppo del venture capital. Abbiamo investito circa 80 milioni nella creazione anche di nuovi team, e girellando per tutti gli incubatori italiani per capire quello che erano le loro esigenze. Ci siamo focalizzati su 3 settori per ora: IT e media, medical device e biotech, e robotica e meccatronica. Abbiamo costruito praticamente 3 acceleratori di impresa che hanno una logica privata, assolutamente privatistica, gestita da un signore che ci ha messo pure, o da vari signori che ci hanno messo i soldi, e che compartecipano ai vari incubatori. Vado avanti velocemente, qui c'è un po' praticamente di storia, ma ve le bypasso. Noi abbiamo esaminato oltre 2.000-2.500 aziende, abbiamo fatto 37 investimenti diretti e venture fund, voi capite, quindi che scrematura c'è nella logica del seguimento. Ecco, io ho poi tralascio questo che a voi interessa meno, quali sono i settori. Ci sono ovviamente anche i settori dello shipping e della logistica. Qui in questa stanza ci sono nostri soci oramai da 3 anni, in cui abbiamo condiviso un progetto. Qual era il progetto? No, crescere come? Magari le autostrade del mare? Proviamo, visto che se ne parla tanto, visto che c'è l'incolpamento della crisi, proviamo a farlo. Ovviamente rischio, perché è una innovazione notevole, e siamo intervenuti per quel progetto. Compriamo 1, 2, 3 quelle che sono le navi che ci vogliono, cerchiamo la logistica. Magari ci siamo resi conto che in Italia non sempre le cose vanno in parallelo. Mancherebbe e manca una programmazione industriale assolutamente definita per dare agli imprenditori una logica un pochino più di barra dritta o da un'altra parte, perché se io faccio una rotta devo sapere se ho possibilità di traghettarla in maniera economica, e se a Termini Imerese una bella mattina succede qualcosa e non c'è qualche un'altra, è praticamente impossibile portare. Quindi credo che un primo problema lo troviamo in questo, che a noi è successo, cioè stimolare gli organi di governo, chiunque sia e in quale sia argomento, a sforzarsi di programmare industrialmente i propri passi nel prossimo futuro. Non si dice di dire esattamente cosa farò, quale sarà il perimetro perfetto, ma sapere più o meno quali sono le dritte, perché così anche gli operatori finanziari e gli operatori industriali possono, come dire, dirigere il timone in maniera più sicura. Siamo intervenuti anche nella cantieristica da diporto, siamo soci della San Lorenzo,
un'azienda l'unica in Italia, dopo il nostro intervento, che ha sempre chiuso i bilanci in positivo anche l'anno scorso e l'anno prima. E quando ci siamo resi conto, per esempio con la San Lorenzo, così vi faccio vedere un po' cosa vuol dire operatori privati, che il mondo non era più quello di 10 anni fa e che il leasing non si faceva più a supporto degli oste o delle barche da diporto, abbiamo ritenuto opportuno procedere a ottenere un aumento di capitale, magari trenando capitali dall'estero, e siamo andati a cercare dei cinesi che sono entrati con noi in minoranza, apportando capitali e reggendo una situazione che ora è di nuovo, devo dire, è sufficientemente importante. Florida è interessantissima, da Cannes a Monte Carlo e ora a Genova sembra che le cose stiano veramente riprendendo bene, ma allora c'era soltanto qualche messicano e qualche, come dire, americano che comprava. Ecco, questo è l'operatore di prova debito, no? Un finanziatore che rivuole i soldi dopo X mesi a scadenza, ma un signore che sta dentro un anno, 2 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, finché il progetto non è giunto al fine o finché le due cose, cioè tra i soci, si decide insieme praticamente che è arrivato il momento di uscita, che può essere la famosa borsa, se funzionasse, me lo riacquisto se ho c'è la possibilità di farlo e te lo do, oppure facciamo aggregazioni più importanti, perché noi siamo nati fondo internazionale e spinge anche i fondi dove ha investito a investire in aziende per creare dei campioni nazionali, cioè per creare. Può essere efficiente una grande, l'importante è capire come gestisci, l'importante è capire quali sono le tue rotte, l'importante è capire le innovazioni che ci sono nel settore, è vero, ma per aggredire i mercati in maniera, come dire, macroeconomica devo avere delle dimensioni assolutamente importanti. Un calzaturificio che fa 50 milioni di fatturato di scarpe normali è inutile che vada in Cina, perché non riesce a soddisfare i bisogni nemmeno oggi di un quartiere, tanto per intendere. E quindi è necessario in certi settori, con certe tipologie di beni e servizi, dimensioni adeguate e soprattutto una specializzazione che noi peraltro in questo settore abbiamo di gran lunga. La mia esperienza insieme a Fabrizio, e quindi ci troviamo ormai da tanti anni insieme, abbiamo militato insieme in consigli di amministrazione di un importante armatore italiano, di cui ovviamente non fanno mai semplice saperlo, eccetera, perché io a quel tempo là ho creduto insieme a Fabrizio che ci fossero i presupposti per svilupparlo commercialmente. E devo dire che anche quando sono uscito io, fortunatamente ci siamo riusciti. Cioè, ci deve essere una logica. Ci deve essere una logica a medio termine. Poi le strade possono fare anche in questa maniera. Non ci sono momenti di scadenze di rate, eccetera. Noi non chiediamo ovviamente rimborsi dei finanziamenti, li chiediamo dopo ovviamente in uscita. Detto tutto questo, vi faccio anche un quadro delle nostre partecipate, vedete che ce n'è un po' di tutte. Sono nel settore ovviamente macchine tessili, come c'è macchine per medicina nucleare, quindi c'è di tutto ovviamente, che bisogna ovviamente vedere risparmio, cioè, ma il motivo per cui mi trovo qua oggi è perché una delle nostre imprese, che la vedete qua, che si chiama DBA, una bella mattina vennero da me, anzi da Alberto Alioscia, che è il collega qui davanti, e gli chiesero, dice, io ho un programma, un software che potrebbe fare una roba del genere. Ci siamo messi a studiarlo, ci siamo messi a capire. Vabbè, io possiamo anche chiudere, tanto... No, c'è un microfono, c'è un microfono acceso, bisogna spegnere uno dei microfoni. Spegni, chiudi un microfono. No, uno lo lascia acceso, ora a metà che ora lo lascia acceso. Sono tutte cose spente. No, quello lo lascio. La mia voce si sente la stessa che senza microfono. Sì, infatti io lo sto riprendendo. Ma è qualche cellulare, è qualche cellulare, non c'entra il microfono. No, non è questo. Una bella mattina vengono noi e ci dicono, ho un programma per gestire la logistica nei porti. Mettiamoci a sedere e parliamo. Io non sono, nemmeno lui non sono turista, quindi ci risulta molto difficile. Cominciamo a fare una giudice, cominciamo ad andare avanti, approfondiamo, vediamo che la cosa è fatta di ingegneri molto interessanti che hanno altre esperienze ovviamente in altri settori,
ma comincia a funzionare in settore autostradale, può funzionare anche. Logistica nel porto commerciale è fondamentale. Non siamo a Rotterdam, ma siamo a un porto come Augusta o Lamezia, praticamente, che sono dei punti di riferimento importanti, e gestire i tempi della logistica e le modalità della logistica sono fondamentali. Ecco, noi ci siamo entrati e siamo arrivati qui perché abbiamo messo in contatto la nostra piccola azienda, che poi non è tanto piccola, perché dopo che siamo entrati noi ha già acquisito altre società sia in Italia che all'estero, in Slovenia e quant'altro. Ecco, quindi vedete che il problema per noi è abbastanza evidente. Quali sono allora i motivi per cui non abbiamo fatto tanti investimenti? Quindi ci sono, ma non abbiamo dato. Cerchiamo di nuclearli, e quindi veniamo un po' al nocciolo, diciamo, del mio intervento, e anche quello su cui sollecito voi che siete gli imprenditori, eccetera. Al di là di tutte le cose che abbiamo fatto, i problemi più grossi che abbiamo trovato, che è difficile risolvere, perché io già ho partecipato a un dibattito di Confidarma diversi anni fa, quando c'era ancora Coccia, 10 anni fa, figuratevi un po', eccetera, e più o meno fatto poche differenze, e i problemi li ho trovati sempre gli stessi. E allora bisogna che prima o poi, magari anche grazie ai giovani che, come dire, hanno tanto dinamismo e tanta voglia di fare, bisogna che cerchiamo di risolverli. Dimensioni, assolutamente, occorre, anche se vengono gestite in un'ottica familiare, occorre che qualsiasi imprenditore si ponga il problema di ampliare queste dimensioni. Ma ampliando le dimensioni, e soprattutto se cerchi chi ti può aiutare ad ampliare le dimensioni, un operatore di private equity o un amico che si mette insieme a te, sorge subito un problema. Siamo fuori dalla famiglia. Arriva un signore, un corpo esogeno che si mette là dentro e non è parente, e quindi nascono immediatamente i problemi, perché questo signore entra in maniera razionale, non vuol parlare della mia figlia che è più brava del nipote, eccetera. Può darsi che sia la più brava in assoluto, ma misuriamola sul campo e facciamo peggio. Questo è il primo grande problema. Anche molte, se non tutte, non lo so, delle società armatoriali italiane hanno come nucleo centrale ancora una famiglia e non si vogliono spossessare assolutamente delle loro logiche familiste, vorrei dire, di gestione. Primo grandissimo problema. E allora cosa può dare? Quali sono i motivi per cui posso accettare un terzo? Prima, perché mi aiuta a managerializzare l'azienda, cioè diventa un confronto vero, cioè una persona con cui posso parlare e che non ha interessi per rimanere vicepresidente, presidente, o per spartirsi la torta dell'azienda. È un signore che decide sulle logiche non solo finanziarie, economiche, ma progettuali. Un altro elemento fondamentale: è vero che il piccolo a volte è bello, ma a volte il piccolo è scomodo, perché il piccolo non ti dà la possibilità di avere quei contatti, quella presenza, eccetera, che invece la presenza di un investitore finanziario dà. Cioè Fabrizio spazia tranquillamente dalla Grecia all'Asia e quant'altro, e gli dà i contatti che spesso l'azienda da sé, perché proprio è piccola e non ha nemmeno il tempo per occuparsi dei contatti, di cui... Opportunità. Il nostro mestiere, soprattutto quello che fa Fabrizio, ormai lui fa un foto dedicato e quindi nessuno meglio di lui conosce questo settore, nascono delle opportunità di business che a volte non sono percepite, e l'imprenditore finanziario dà le idee e può dare le idee assolutamente, e tu anche interesse, perché non ci mette i soldi. Questi sono i 6 elementi, cioè, che devono essere risolti e pensati, riflettuti bene da parte dell'imprenditore. Accetto un signore che non è della famiglia, mi può dare visibilità, mi può dare contatti, mi può dare opportunità, mi dà managerialità e sviluppa le mie dimensioni. Poi mi dà anche la finanza, ma la finanza, vi garantisco, è la parte minore di tutto diciamo il nostro intervento, perché la finanza poi serve solo per diventare socio. L'altra la andiamo a cercare in banca e mettiamo un prestito obbligazionario, discutiamo noi come mettere il prestito obbligazionario, è il nostro mestiere,
cerchiamo di non farci, tra virgolette, fregare dalle banche, non si sono, tanto per essere chiari, e quindi andiamo secondo criteri avvenimenti di mercato. Altro elemento, questi sono diciamo, i sei elementi più uno, che è la finanza, ma è solo l'elemento soltanto marginale. I tempi, e questo è molto importante, un altro elemento che l'operatore di private equity, cioè il fondo, l'operatore che entra nel capitale, è che si pone degli step, si pone degli obiettivi ed è in grado, una volta che non vengono raggiunti, attraverso la managerializzazione che fa dell'azienda, a modificarli, a integrarli, a modificare il business plan, a presentare degli obiettivi dei business plan alla banca, agli intermediari finanziari. Un ultimo elemento, quando a me mi hanno designato e nominato amministratore delegato di questo fondo, era il 2010 da solo, sono arrivato il 1° aprile del 2010 da solo a Milano e mi sono messo sulla squadra, ora siamo quasi 60, mi sono posto un obiettivo, visto che siamo qui, ripeto, dove devo dirigere il timone? Il timone lo posso dirigere verso i fondini, lo posso dirigere verso lo shipping, lo posso dirigere verso il medical device e quant'altro. Ecco, io credo che in ogni settore, qui lo dico a questo punto al rappresentante di Confidata, che ovviamente guarderà al suo, ma anche altri soggetti che sono presenti, credo che uno degli elementi fondamentali e vincenti di ogni paese sarà la logistica integrata nei prossimi anni. Cioè non è tanto la quantità, noi saremo un paese della qualità, non possiamo competere con i cinesi per la quantità, ma per la qualità sì. E potremo competere sempre se siamo immediatamente, come dire, efficienti ed efficaci. La logistica integrata in tutti i campi è fondamentale. Mi sono una volta provato a gestire un interporto molto importante, vicino a un importante porto toscano, per nome di voi, passate 20 anni fa. Faccio il project finance di questo ente, si presenta, entriamo nel capitale, chiedo alle ferrovie dello Stato di allacciare il porto di Livorno con l'interporto, mi viene detto si vedrà. E allora che interporto è senza questo? 15 km di ferrovia? Allora, questo è uno degli elementi credo fondamentali di politica economica industriale che deve essere sottolineato. Quando si fanno le cose non si può essere parziali, sì, uno guarda al suo, ma per guardare al suo anche le associazioni di categoria devono pensare ed integrarsi con altri, altrimenti si fa dei buchi nell'acqua e quello per 30 anni non funziona. Quindi se si fa la logistica e si sviluppa la logistica ci deve essere un'integrazione, non solo il porto, ma anche la ferrovia, ma anche l'eliporto o l'aeroporto, quindi questo è assolutamente fondamentale. Lo dico questo perché è un consesso che si cerca di far riflettere, mi sembra anche tutto. Sono problematiche che io nella mia esperienza oramai quarantennale ho provato, ripeto, diverse volte, che spero che qualcuno mi aiuti a risolvere. L'ultimo e poi chiudo veramente. Dicevo a qualcuno stamattina, l'acqua è vita, è vero, cioè, dove c'è acqua c'è vita, tutte le grandi città sono andate sull'acqua, l'unica che sia, ma ora c'è. Ha avuto l'acquedotto della Lagnata, poi tutte le grandi città, o il mare o il fiume, voi guardate, sono lì. Bene, non c'è soltanto, non c'è soltanto il comparto della cantieristica diciamo commerciale, eccetera, ma anche quella da diporto, dicevo, è fondamentale. Noi abbiamo e viviamo nel mezzo al mare, ci abbiamo mare da tutte le parti e ognuno gestisce il suo porterello. Che problemi ho trovato? Forticciolo, chiamandolo porterello, e nessuno funziona. Allora la gente prende da 20 miglia e se ne va a Mentone. Vuoi perché la mattina qualcuno mette qualche imposizione che poi deve tornare indietro perché ammazza tutti? Vuoi perché c'è quel ragazzo con il gommone che ti chiede sempre la tangente per entrare in porto? E c'è tutta una serie di cose che ovviamente rendono a volte inappetibile e poco interessante per un certo tipo di cliente. Allora mi sono sforzato a suo tempo, ed è questo anche un altro momento di riflessione che ho fatto con il commissario eccetera, di
provare a vedere se si mettevano insieme un certo tipo di porti che non sono commerciali ma i porti turistici, fondamentale per lo sviluppo del turismo, perché il turismo la gente ci si porta se hai degli alberghi buoni, se hai delle catene di alberghi collegati, se hai dei porti che funzionano e un retroterra dei porti che dà servizi, perché le piccole imbarcazioni, i piccoli cantieri devono avere dei servizi dislocati. Quindi un altro mio auspicio è che si riesca magari in un prossimo futuro a mettere a regime con una gestione integrata, non ognuno c'ha il suo gestore, ma una gestione integrata come fa la Camper del Nicos o come fanno altri, e che sia efficace magari regione per regione, perché questo potrebbe essere un altro elemento che tira il nostro turismo, sviluppa la cantieristica, sviluppa quindi tutto ciò che poi è collegato al porto e al mare. Mi fermo qui perché mi sembra di aver parlato già troppo, rimango a vostra disposizione se c'è qualche problema e mi scuso se devo andare via un po' prima perché c'è un aereo alle 16. Grazie, grazie davvero. Siccome il dottor Cappellini deve andare via un po' prima, da quello che ho capito, e prima dell'intervento di Fabrizio sarebbe interessante approfittare della presenza del dottor Cappellini qui, Fabrizio Chiara, della Bello, per fare alcune domande relative al fondo di investimento. Se io sono la nota di allora, una, non so se qualcuno vuole fare alcune domande, io ce ne avrei una che con Fabrizio da tempo, una questione cerchiamo di chiedere ai giovani armatori, con Fabrizio da tempo parliamo proprio dell'approccio. Di queste due sfere, da un lato il comparto armatoriale formato al 99,9% da famiglie, dall'altro lato gli investitori con l'investimento che hanno una loro, seguono una loro logica, e all'inizio, 10 anni fa, quando siamo partiti, 7-8 anni fa, con questi ragionamenti erano due mondi paralleli, che avevano pochissimi punti in contatto. Poi parlando, stiamo cercando dei punti in contatto. Dal punto di vista armatoriale abbiamo rilevato 7-8 anni fa, durante questi confronti, forse una mancanza, buonariamente, che non si offendano gli armatori, ci mette di managerialità, ma di forse strutturazione dell'azienda in maniera tale da poterla più appetibile al fondo di investimento. Quindi abbiamo individuato questa figura spesso dell'armatore che contratta una nave con una loro sezione con un cantiere, poi esce al cantiere, va in banca, poi dalla banca parla con il noleggiatore, poi licenzia due persone. Ecco, l'armatore non spesso in un mondo così veloce e così basato sull'efficienza e sulle competenze, spesso l'armatore non ha il dono di sapere fare tutto in maniera perfetta. Questo, devo dire la verità, sta cambiando. Era uno dei temi di cui stavamo discutendo prima, il mondo sta cambiando, noi ci stiamo adeguando. Si vede sempre di più la presenza di alcune figure assolutamente inesistenti qui nelle aziende meglio grandi, poi nelle aziende medie, adesso anche nelle aziende piccole, parliamo del responsabile di risorse umane, il CFO, insomma, tutte figure che si stanno sempre più rafforzando nel tempo. E noi un piccolo passo abbiamo fatto. Adesso approfitto però della presenza del dottor Cappellini per chiedere l'annosa questione. È vero, parzialmente è vero, che quando un'azienda è formata da una famiglia, addirittura c'è la difficoltà ad andare d'accordo tra i parenti, che abbiamo visto tantissime edizioni del nostro settore, figuriamoci quando interviene un corpo esterno. Però noi abbiamo poi dopo, in molti degli approcci che noi abbiamo fatto come aziende, diciamo in generale, che aziende del nostro settore hanno avuto come prevedere, ci blocchiamo non tanto sul corpo esterno, ma sulle famose condizioni di uscita del fondo, perché noi riteniamo che un periodo di ritorno sull'investimento dello shipping come quello standard dato e indicato ai fondi di investimento di 5-7 anni sia breve. Io faccio due esempi adesso pratici. Pensiamo al settore delle petroliere, pensiamo al settore dell'offshore, due settori che spesso, come dire, sono in contrasto con altri quali di noi, a seconda del prezzo e andando del prezzo del petrolio e altri fattori. Il settore delle petroliere, se prendiamo gli ultimi 5 anni, magari è un settore che non era appealing per i fondi di investimento, oggi lo è, e se andiamo a vedere praticamente le prospettive sono molto buone per i prossimi anni. Quindi, è un fondo che avesse investito 6 anni fa probabilmente trovava l'investimento disastroso, oggi invece l'avrebbe trovato molto appealing. Allora il problema è questo, è molto difficile, l'offshore lo stesso, oggi è un momento in cui scontiamo il prezzo del prodotto molto basso, ma siamo sicuri che con un riequilibrio di questo prezzo ritornerà ad essere attivo. Allora il problema è questo, c'è da parte dei fondi di investimento in generale, non dico sul fondo italiano di investimento, la capacità di essere un pochino più elastici e seguire
diciamo, l'imprenditore in un progetto di lungo periodo. Lei diceva giustamente, e forse riflettò sicuramente lo scelto in banca, in altri settori dove forse è più facile mettere un limite temporale al progetto, tipo voglio andare in corsa con l'armatore per la durata del progetto. Una nave, se vogliamo dirla tutta, ha una durata di 20 anni, quindi bisognerebbe trovare un fondo, cosa impossibile, dico, è forse la mia vocazione, che rimanga 20 anni con l'armatore, perché il vero guadagno dell'armatore, Fabrizio, o da spesso è dato proprio dalla nave che scarica l'ammortamento finanziario, e quindi o dalla rivendita della nave scarica o dall'utilizzo della nave, che come nelle Formula 1, quando c'è meno benzina gira molto più efficientemente dal punto di vista finanziario sul mercato. Ovviamente è molto difficile spingere un investitore e dire vuoi stare 20 anni con me su di una singola nave, però è anche secondo me molto difficile ritornare alle condizioni che spesso si rifondono rispetto al normatore in giro di 5 anni, perché la vera paura non è tanto quella di avere un estraneo all'interno della propria famiglia, è di dover perdere l'azienda per colpa di questo estraneo. È un qualcosa di sottifero molto, e quindi approfittavo della presenza di Fabrizio, quello che discutiamo sempre, il dottor Cappellini, per cercare se c'è un, diciamo, uno scenario. Cerco di rispondere io. Ovviamente ho apprezzato moltissimo i punti che lei ha individuato di forze di debolezza di armatore. Devo dire che in questa stanza ce n'è più di uno armatore che hanno visto di fare la tecnica insieme a lui. Poi armatori sono 1000. No? Allora, e i fondi, non ne abbiamo fatto 21, contribuiscono il 50% dei fondi operativi in questo momento in Italia. Quindi che, certo, 3-4 grossi, tessini, allora, che c'è di distonico fra il fondo e i tempi, senz'altro, l'ho detto, ci sono. Normalmente i fondi che fino a oggi sono costituiti sono fondi che hanno dei ritorni piuttosto bassi, eccetto lui che fa un altro tipo di mestiere, tutti vogliono ritornare. Un italiano quando è nato ha detto non è possibile fare applicazioni, non è possibile fare programmi di medio termine se anche il fondo non ha detto, tanto è vero che noi anziché 5-6 anni siamo potuti 12 anni. Questo è il 12 anni, perché sapevo che lo so, ma, tante cose abbiamo, ma poi noi investiamo in altri fondi e li abbiamo imposto per almeno 10 anni, nonostante glielo imponiamo. E che sia automatico che lo faccia, no? Quindi uno dei, quello dei tempi. E allora qui si pone un altro problema, ma che è questo fondo? Il fondo è un insieme di soggetti che si sono convinti a tirare fuori i soldi e metterli in questo fondo. E questi soggetti chi sono? Privati, banche, family office, armatori che hanno disponibilità. Se loro mi danno soldi o ci danno soldi o danno i soldi agli operatori, li rivolgono fra 15 anni. L'operatore è ben contento, ma normalmente quindi non è facilissimo mettere insieme i finanziatori del fondo, bene? Perché hanno degli interessi di ritorno del capitale che non sono mai di medio tempo. Allora cosa ci vuole? E anche le istituzioni devono, perché io sto spingendo da 10 anni che siamo a un buon punto ma non siamo arrivati. Ci sono in Italia una serie di soggetti che per ora non hanno contribuito tantissimo allo sviluppo del private equity, capitale di rischio a medio e lungo termine, al cosiddetto capitale paziente, e che in tutto il mondo, anglosassone, prima della guerra, pensate un po', e dopo la guerra, oltre 70 anni fa, quando noi eravamo bambini, anzi, c'eravamo anche, eccetera, facevamo soltanto giochini con la banca, con lo prestito, eccetera, il mutuo e così. Allora, in tutto il mondo il private equity, il capitale di rischio, è stato finanziato da fondi pensione, assicurazioni, casse previdenziali, ok? In America, in Inghilterra è così, sono questi, non le banche. Da noi, nel nostro sistema bancocentrico, i fondi pensione non c'erano, le assicurazioni avevano diciamo, una legislazione barocca e non potevano andare, non ci sono stati. Allora bisogna convincere, stiamo cercando di convincere questi signori in questi giorni a creare un fondo, un altro fondo, con la loro disponibilità, che è capitale più paziente. Mi piacerebbe molto con l'approccio bene, dove poi alla fine
il fondo pensione dice se io investo nell'azienda devo garantire che se io dico la durata di 20 anni sia 20 anni, non ci sia l'intermediario. La BEI è una banca, attenzione, no, dico l'approccio dico di controllo. La BEI ci finanzia la nave. No, dico l'approccio di controllo, diciamo, quando il fondo pensione dice investo in un'azienda. Ma non in un'azienda, il fondo pensione investe in un fondo. Questo è perché il fondo non ha più. Il fondo a sua volta investe in un armatore che si chiama Pinco Pallo e con lui va avanti 10 anni. All'interno di questi 10 anni si compra una nave, 2 navi, 3 navi, con i soldi della BEI, con i soldi fuori, eccetera. Questa è la grande diversità. Però io, per poter ritornare dal mio investimento e rendere soldi a questi fondi pensione, poi devo vendere la partecipazione, però come faccio a vendere? Le rendo parzialmente. Quindi bisogna muovere questo settore. Per tutti coloro come voi che hanno degli immobilizzi elevati, parlo di voi, parlo degli immobili, degli alberghi e quant'altro, occorre muovere dei capitali pazienti che in questo momento sono soltanto le banche, scordatevele, ma le banche finanzieranno solo la nave, le navi e quant'altro. Quindi questo è la piccola grande rivoluzione che in questi giorni, speriamo che il governo Renzi sia sensibile su questo e lo è, da quel poco che ne so io eccetera, anche modificato la legge, forse devono aver detto del famoso 80 milioni di credito di imposta, eccetera, per spingere a investire in un grande fondo crescita, che ha dei capitali un po' più pazienti, più a lungo. L'altro elemento che non è stato rammentato, ma te lo dico io, che accennavo prima con un costruttore importante che ho avuto la possibilità di conoscere, è che per fare un porto, un porto turistico ci vuole 100, 120, 130, 140 milioni, cioè il costruttore, allora il mondo del private equity è fatto di due grandi tipologie, il fondo immobiliare che è come lui può finanziare il costruttore e poi c'è il fondo di private equity più o meno grande che può finanziare il gestore. Anche qui non è detto che i due soggetti siano gli stessi. Per sviluppare questo tipo di attività, anche in costruzione e gestione di soggetti, si potranno piano sviluppare e collegare i due settori, cioè l'immobiliare che costruisce e ha dei risultati ovviamente di affitto e quant'altro, e il gestore del fondo, che uniforma la gestione di 1, 2, 3, 4, 5 e che quindi siano molto più, ognuno più efficiente. Non si è parlato di tempistica per istruire una pratica? Tanto ci vuole, tanto. Nel senso, mentre le pratiche di finanziamento più o meno dipende dalla banca, se dicono, per diventare soci è come un po' o nasce l'amore come tra due processi diversi, può sbocciare così, ma quando ti vai a sposare ci rifletti un po' di più. Quindi queste cose non si fanno dalla mattina alla sera, occorre quindi che la famiglia, l'imprenditore cominci a pensare o perché deve passare la mano piano piano, non quando è costretta a passare la mano, deve andare lì. Mi dai una mano a fare il passaggio generazionale, si farà fra 2 anni, 3 anni, inizia un processo di conoscenza, di lancio, di diritti, eccetera, eccetera. Dopodiché se ci troviamo d'accordo, se non ci siamo d'accordo, ognuno, non ci sono costi, non c'è spesa, ognuno va praticamente. Però il processo per diventare socio, come voi, quando diventerete socio in un'altra azienda vostra, magari concorrente, o la conoscete bene, o se no volete andare a vedere esattamente cos'è. Questo è. Quindi, ma lo stimolo è che da noi manca, la riflessione dovete fare che da noi manca questa cultura, quindi bisogna che le associazioni di categoria spingano in questa direzione per far nascere e omogeneizzare una cultura che da noi è in ritardo di una 70-80 anni. Questo è dato di fatto. La nostra legge è del 94, quindi faceva prima della guerra, cioè le banche non investono mica negli Stati Uniti nei grandi fondi che comprano i grandi armatori o comprano le grandi. Quindi siamo qui anche perché ognuno di noi per il proprio verso cerca di fare, ora non abusiamo, cultura, nel senso ce le sentiamo dire, ce le diciamo, ci riflettiamo e ognuno in famiglia poi rifletterà su quello che ha a disposizione. Mi sono sentito tante volte, dopo un anno, 2 anni che siamo andati in un'azienda, abbiamo affrontato i problemi, cosa fai da grande, ma perché lo può sapere? Perché lo può sapere? Allora, già siamo, no? Questo è quello che grossi problemi noi troviamo. La capacità d'azienda oggi, se vuole svilupparsi in qualsiasi settore,
si deve anche fare anche da sola, non c'è un obbligo praticamente, no? Però c'è un'esigenza oggi importante, perché c'è di avere uno dei modi. Posso solo, tra l'altro non avevo previsto di parlare di me, no? Vedo, sennò poi brucio questo. Ho parlato io di me. No, ma per parte devo ringraziare Gabriele, perché ho fatto un po' di spot pubblicitario che non merito, però avevo pensato di fare la mia presentazione dopo la vedrete, voi già gli argomenti, sennò poi già vi addormentereste in via ordinaria. C'è il caffè, però. Quindi, dopo, ma speriamo che il caffè faccia i suoi effetti per tenere un che l'hai, però. Quello che volevo solamente aggiungere poche parole a seguito di Gabriele, anche perché con la mia esperienza di investitore di private equity, diciamo, un soggetto misto, devo dire che anche merito di Gabriele, io questa mia idea che ebbi circa 15 anni fa, più o meno più di 30 anni di lavoro, 25 anni, 31 anni, Gabriele a 15 anni fa, io ero un consigliere di questa importante società di cabotaggio italiana, in Italia manca una cosa, manca un investitore di capitale di rischio specializzato nel transportation, nel maritime infrastructure e in shipping. Ma sto pensando, e così, ora sto tra due colossi, il più grande fondo per la rete italiano, la più grande istituzione pubblica di credito europea. Io mi sono messo col cappellino a andare da un po' di amici questi amici mi hanno dato una sessantina di milioni di dollari per investire in questo settore. Oggi ho investito nelle infrastrutture portuali, quindi, e ne sottolineo, ha detto bene una cosa Gabriele, nelle banchine, quindi nelle concessioni. A me non interessa tutto ciò che è fisicamente solido, cioè real estate, perché mi interessa la capacità, il knowledge, il know-how, come si gestisce un terminal, come si gestisce un porto. Io sono un teorico della privatizzazione delle portatorie, sono per fully privatized, giusto detto al ministro del mio, ma ovviamente il tuo amico Ferrandino non è che mi vuole molto bene. Penso che tu hai toccato, hai detto sette volte, ho contato le volte, Andrea, sette volte hai nominato la parola nave, forse è il caso di capire, poi dopo vediamo quello che penso, che il tuo lavoro non si basa sulla nave, il tuo lavoro si basa sulle competenze. La nave la posso comprare io, la può comprare Gabriele, la può comprare lui, la può comprare chiunque compra una nave. La nave è ferro, ha tecnologia limitata, perché ogni evoluzione tecnologica è disponibile per tutti. Io ormai mi sono illuso da lontano 1995, che pensavo che un disegno fosse proprietario. Dopo tre minuti l'ho visto che era uscito dall'ufficio di chi rappresentavo e dal principale competitore già c'era il giorno dopo, che mi aveva chiamato il capo del servizio tecnico di questo armatore competitore. Per quanto giù la tecnologia non esiste, quindi è solamente il knowledge, la capacità organizzativa, il fattore intangibile, il fattore umano. Tornando a private equity, quell'altra che poi me ne faccio a meglio, io sono pure vicepresidente, qua sono più che da vicepresidente della Commissione Finanze Confidarmi, della Consiglio Confidarmi, come direttore generale di Venice Shipping e Logistica, è il fatto che noi ancora dobbiamo capire che facciamo logistica, cioè noi non dovrebbe interessare la nave, noi dovremmo interessare sempre la merce che fine fa quando arriva sulla banchina, ok? E noi avete mai, giustamente qualche collega di Confedra mi ha detto, ma non l'hai visto? Un camionista che pensa di fare soldi vendendosi il camion. E noi siamo ancora all'epoca dei nostri antenati che pensavano che i soldi nello shipping si facessero compravendendo la nave. Noi non dobbiamo più nominare la nave è un elemento, un mezzo di mobilizzazione tecnica che ci consente di svolgere il nostro mestiere, ma la nave è il mezzo per fare logistica, la nostra competenza è la logistica. Io delle volte parlo con degli armatori che non sanno né l'origine della materia prima e né la destinazione finale dell'user. E quindi non capiscono il problema dei produttori, che non capiscono il problema del terminalista. E questa asimmetria di informazione fa sì che si sviluppino delle privative, gli articoli 16 e 16 8, ne sappiamo qualcosa, che diventano dei veri e propri monopoli, che non fanno bene al settore. E poi che cosa succede? Che i porti italiani costano molto di più dei porti nordafricani e perdiamo il traffico. Ok. Ultima cosa sul discorso della corporate governance. Io dico, do una definizione a private equity molto banale, no? Perché pure io vengo, ecco, da una storia di private equity della generazione di Gabriele,
quindi imparato a quello. E mi diceva, la prima volta che ci avevo un mio capo, diceva, guardate, il private equity è una cosa particolare, è un istituto giuridico che non esiste al mondo. È il matrimonio in cui tu il giorno del matrimonio conosci il giorno della separazione. Quindi è una cosa, però, mentre tu nella separazione, nella vita sentimentale imprevedibile, dipende da situazioni traumatiche, nel private equity dovrebbe dipendere dalle situazioni, è una separazione felice, perché se allini gli interessi, se in base al rapporto sulla trasparenza, se c'è da entrambe le parti la volontà di cambiare la cultura dell'azienda, e cioè ai fini della valorizzazione, se tu certo che non litigherai mai con il tuo socio, se invece viene vissuto come un finanziatore, allora vuol dire che l'interpretazione, però la tecnica non è una banca, adesso bene Gabriele, non è un finanziatore, è un condivisore di rischio d'impresa. No, è giustissimo, però dicevo la nave ritorna alle volte quando è giustissimo l'esame che tu fai. Il problema è si investe un intervieni nel nuovo azienda e nell'azienda che è un complesso dato in altro. Il problema è che l'unico modo per poter spesso come dire, fare il gathering delle soldi che sai per l'uscita, dice, quando sai l'uscita poi sono drammatiche, allora se le allarghiamo come se fosse temporaneo. Perché tu mi hai detto prima che la nave ha una vita economica di 20 anni, nessuna armatura al mondo, c'è un calcolo, te lo dico, il numero è 8 anni, nessuna armatura al mondo tiene la propria nave dal momento in cui l'ha ordinata o dal momento in cui l'ha comprata nel mercato secondario più di 8 anni in media. Quindi non la tiene mai. No, però anche un'idea che è difficile. Ora da un'altra armatura. No, che è difficile in un risultato di pagare di 5 anni. No, ma quello che ti voglio dare, restituire rendimenti. Ma non è una chiesa di rendimento vincolante, perché sennò sarebbe un finanziatore. Però poi se lo vuoi vedere nei contratti assolutamente. E in ogni caso. Il 90% delle operazioni di proprietà equity, 90%. È così. Vanno fuori dalla gola. E in ogni caso nello shipping ancora di più, perché nello shipping al di là del finanziatore ipotecario, nello shipping qualunque altro secondo è alla pari di un azionista, anche che abbia un vincolo di scadenza. Il rischio, infatti, diciamo che il conto di oggi è importante proprio non spaventare, tra l'altro se le cose non vanno bene in 5, 7, 8 anni, 9 anni significano oggi 8 cicli e mini cicli, vuol dire che hai sbagliato. L'investimento per noi è zero, non c'è un ritorno. È sbagliato. Se l'azienda non vale niente, è finita, non si rivende, non te la ricompri, non va a borsa, non vale niente. Il problema è diverso, se l'azienda non vende nulla, non ha venduto nulla, la nave del paese della cacciata. Cioè noi abbiamo quel caso in Turchia che il nostro socio si è ricomprato la partecipazione nei porti, a un certo punto oggi è il primo operatore portuale del settore turistico. Facciamo una pausa, sì, alzatevi tutti di nuovo. Se già ha detto qualcosa prima, però ci parlerà in maniera molto più ampia e vasta del tema finanza, innovazione e tecnologia e anche di come a suo giudizio le aziende di navigazione stanno affrontando questo momento e lo affronteranno dal punto di vista dell'approccio alla finanza e come la finanza approccerà o intende approcciare l'azienda di navigazione nei prossimi futuri. Quindi lascio ampio spazio a Fabrizio che farà sicuramente una presentazione esaustiva e completissima come al solito. Allora, innanzitutto grazie, ma quelli ringraziamenti sono di prassi, però stavolta sono sinceri. Uno perché io lo chiamo al commissario, perché se dico al presidente porta male, quindi io dico al commissario. Così auspicando ovviamente un futuro del presidente, anche perché mi ha dato l'occasione di tornare in buoni rapporti con questa autorità portuale, visto che l'ultima volta fu definito il precedente presidente un cattivo ragioniere a Savona, e vabbè, comunque non fa niente, va bene lo stesso. E poi ringraziare Andrea e gli amici dei ragazzi dei giovani Confidarma, perché io mi sento molto più un giovane di Confidarma che un senior di Confidarma, avendo fatto parte del 94, avendoli anche battuti a calcio, però sono molto vicino ai ragazzi Confidarma, mi fa piacere moltissimo, perché io penso che questo gruppo, l'ultimo gruppo di Confidarma, non per piaggeria, è un gruppo che è ritornato ad essere il gruppo del 94. Abbiamo avuto un gruppo che non per colpa propria, ma per colpa del mercato, per colpa di varie vicende, aveva a un certo punto abbandonato la cultura dell'impresa, aveva abbandonato
l'attenzione necessaria agli aspetti industriali, si era un po' distratto, e vuole euforia, quindi non è una critica la mia, è semplicemente una da Valeria ad Andrea, si è ricominciato a parlare di aspetti industriali, di aspetti gestionali. Io ho partecipato con grande piacere a degli incontri organizzati da Valeria, porto con grande affetto ancora un regalo che mi porta molta fortuna, quell'orologio, e quindi devo dire che queste ultime due tornate dei presidenti dei giovani Confidarma hanno portato quella che io poi porto da sempre, la mia convinzione, che l'azienda armatoriale è un'azienda complessa, complessissima, difficilissima da gestire, che gli asset sono una condizione necessaria ma non sufficiente per fare bene l'armatore. È molto più importante l'aspetto, come dicevo prima, intangibile, la formazione e la struttura e il knowledge, che invece l'aspetto fisico degli asset, anche se è un'azienda che si basa sugli asset. Quindi diciamo che veramente grazie per questo invito e per aver stimolato in me qualche riflessione che già da tempo facevo, solamente riordinata. Io banalmente, l'hanno già detto Gabriele in particolare, è un caro amico, qui abbiamo condiviso tante esperienze, cioè non tante esperienze, tante esperienze da amici, ma una in particolare, lo SCIC, siamo stati entrambi per molti anni consiglieri di amministrazione, lui non voleva dire no, lo dico io, da Fanini, di Mobi, e tanto non è mica abbiamo commesso un reato a stare nel consiglio di amministrazione di Mobi, e quindi siamo stati tanti anni, ci conosciamo da una vita, lui ha detto sostanzialmente quello che io faccio, noi siamo più o meno l'unico, ma non significa il migliore, siamo l'unico, e quindi siamo, io dico sempre, un po' come è stato negli anni precedenti, cioè un paragone calcistico, la Juventus, i primi solo perché non ci stanno altri, se non può darsi che saremmo gli ultimi. L'unico il soggetto di investimento specializzato nelle infrastrutture marittime e nello shipping in Italia. Facciamo due mestieri, un mestiere è quello di fare investimenti con la dotazione di capitale che abbiamo avuto dai nostri 16 azionisti, azionisti variegati, siamo, come dire, dopo parafrasando si potrebbe dire la Banca Europea per gli investimenti, no? Non investe direttamente nello shipping, investe anche indirettamente. Noi abbiamo una banca che ha preferito non investire nello shipping direttamente, ma ha preferito diventare socia nostra, per esempio, no? È una banca posta in un distretto proprio di shipping, ma ha preferito, non per mancanza di expertise specifica, non prendere il rischio, è un esempio questo. Quindi noi facciamo questo mestiere, poi facciamo il mestiere dell'advisory, del business financial advisory, solamente in questo settore, quindi ci occupiamo solo di questo settore, siamo iper specializzati, siamo di iper nicchia. Però io mi sento quindi, come diceva pure prima Lorenzo Matacina, un po' di famiglia, di casa, perché delle volte mi trovo a metà strada, non so se mi sento un po' più dal lato industriale degli armatori o un po' più dal lato diciamo finanziario. Ci tengo a dire, non dobbiamo mai confondere lo secondo bancario con l'investitore. L'investitore, come ha detto Gabriele Cartellini prima, è un condivisore di rischio d'impresa, il finanziatore è un signore esterno che presta soldi e li rivuole a certe scadenze, è un mestiere completamente diverso. Allora, primo invito, parlando di private equity, è non confondete mai il private equity con la banca, sono due mestieri diversi, addirittura no, sono due stakeholder in contrapposizione, perché io private equity, per esempio, noi abbiamo 5 investimenti in atto in questo momento, abbiamo una nostra flotta di 3 navi detenute direttamente al 100%, di una nave detenuta insieme a un altro socio armatore che abbiamo scelto come gestore, e poi abbiamo un investimento insieme a Intesa San Paolo e a Ray Capital in Rina Group, il registro italiano navale, che come voi sapete non è il registro italiano navale solo, ma è la prima società di engineering in Italia, la più internazionale delle società italiane, che ha 120 uffici in 64 paesi al mondo, e così via, fattura 356 milioni di euro con circa 50 milioni di euro di EBITDA, insomma tutto il resto. E quindi io ho cercato di dare una presentazione che si addiceva allo scopo, non che riguardava BSL o riguardava le mie attività, ma più che altro di rappresentazione di dove è lo stato attuale della finanza rispetto a quello che è il titolo della conferenza di oggi. Oggi noi ci troviamo in un cambiamento epocale del mondo dello shipping, mi ricordo che diceva prima, forse tu Andrea, hai detto, ma una volta noi, 20 anni fa, 15 anni fa, andavamo, c'era l'armatore, il piccolo armatore al Pireo, o il piccolo armatore a Monte di Procida,
che poteva far andare, andare avanti una nave nella situazione più precaria possibile. Ecco, questo ora non è più possibile. Le navi sono stabilimenti produttivi complessissimi. Peraltro, quando si parla di navi, in funzione della logistica, si può parlare di tutto. Per mare si trasportano gli animali vivi, si trasportano gli animali morti, si trasportano le persone per turismo, si trasportano le persone per esigenze logistiche, di spostamento, e si trasporta poi prodotti raffinati, gas chimici, gas naturale e gas raffinato, e il petrolio raffinato in gas. Quindi noi trasportiamo di tutto, e pertanto oggi il fattore organizzativo e anche il rispetto delle regole diventa una barriera d'ingresso. Oggi per fare l'armatore c'è una soglia minima di dimensione che non l'ha detti tu, la dettano le regole. Il settore shipping è il settore più regolamentato al mondo. Parlavo con un amministratore delegato di una banca che lui mi ha detto, dopo la lunga discussione che abbiamo avuto, cavolo, io pensavo di essere regolamentato dall'IBA, dalla Banca d'Italia, dalla Consob, e invece mi sono reso conto che voi siete regolamentati da 13 organi sovranazionali, più o meno da regolamenti. È la verità, è la verità. I regolamenti che si impongono sulle aziende di shipping sono dei vincoli che rappresentano delle barriere all'ingresso, perché se non ti adegui organizzativamente esci dal mercato. Provate una di quelle product carrier che stanno ormeggiate o arrivate da tempo di caricazione, provate a vedere se non siete in linea con i rating approval e gli standard delle major petrolifere, se potete operare sul mercato, non potete operare sul mercato. E quindi evidentemente qui veniamo a un elemento importantissimo, cioè che l'investimento in adeguamento, in compliance oggi è un elemento fondamentale per coinvolgere l'organizzazione prima ancora che l'aspetto finanziario. Ora, giusto per darvi qualche numero di qual è il costo della compliance, pensate che oggi un signore si è divertito a valutare la flotta mondiale a valore di mercato. La flotta mondiale a valore di mercato, composta da 92.000 navi per circa 1 miliardo di weight, più o meno 1 miliardo di weight, vale circa 930 miliardi di dollari. Gli adeguamenti relativi alla compliance derivante dalle basse emissioni, NOx, Tier 3, Seawater Ballast, lo Sulfur Emission Marple Sesta, regolazione del CO2, EDI, Hong Kong Convention sul Recycling, Cold Ironing, pesano circa 100 miliardi di dollari, cioè circa il 10% del valore attuale della flotta in acqua oggi. Ergo significa, mi sono divertito io come analista, ho visto quanto impatta in termini di ritorno sul capitale investito mediamente per una nave questi adeguamenti. E il minor ritorno, se volesse sostenere tutti gli armatori, l'armatore a questo costo, significa che la nave renderebbe il 2% circa in meno. Cioè, è una cosa, se voi pensate, in un settore già di per sé complicato perché è molto volatile, cioè fare, se questi investimenti dovesse sostenere solo l'armatore, avrebbe un rendimento più basso del 2%. Ok? Qui ho portato un esempio che la scorsa settimana ha avuto una lunga polemica con il segretario generale delle Assoporti, Ferrandino, sul problema del cold ironing, sapete, le banchine elettrificate, che è un'altra problematica che va a ridurre le emissioni. Allora, sembra, no? Questo è un esempio, un banalissimo esempio. Se siccome gli armatori sono quelli che hanno pagato ad oggi maggiormente il conto di questi adeguamenti, cioè sono più sensibili, essendo gli end user, sono i più sensibili a questo aspetto, sono quelli che si sono sobbarcati gran parte dei sacrifici fino ad ora. Gli spiegavo che se un armatore volesse sostenere oggi indirettamente il costo di una banchina elettrificata, un normale armatore di nave ro-ro avrebbe per ogni portacollo una differenza di 3.300 euro in più rispetto al costo della portacollo attuale, che è una somma che sembra poco, ma invece rapportata al volume di portacollo in un anno rappresenta l'innalzamento del break-even da circa 60.000 euro a circa 70.000 euro. Cioè il break-even dell'armatore sarebbe dal 32% al 35%, al 30% circa, al 35% di load factor. Questo per rendervi conto
di come può pesare una decisione del genere laddove il conto fosse pagato dall'armatore. E quindi è un elemento che finanziariamente è estremamente sensibile, estremamente rilevante, e ovviamente che ci induce a riflettere su come eventualmente suddividere il costo di questi adeguamenti. Di cui poi la mia riflessione, prima ne parlavo appunto con Andrea Felici, perché io ritengo che la problematica del finanziamento della compliance, dell'adeguamento alle nuove normative, a questa lista di 6 almeno nuove normative, che significa un conto di 100 miliardi di dollari, è un problema che non riguarda strettamente la sfera imprenditoriale armatoriale, ma riguarda tutti gli stakeholders del cluster marittimo. E quindi evidentemente non può essere affrontata in chiave singola, in chiave spontanea, ma deve essere affrontata in chiave sistemica. Ecco perché anche in Confidarma io ho chiesto ai miei colleghi di Confidarma di partecipare alla survey che di recente proprio Banca Europea di Investimenti ha lanciato insieme alla Commissione, riguardante proprio il financial tools, cioè la finanziabilità degli adeguamenti delle navi con gli scrubber, con i retrofit, per il seawater ballast e così via. Proprio perché io penso che questo è un argomento che ha una rilevanza, un impatto di natura, diciamo, sociale, rilevante, importante, di natura politica, e non può essere qualcosa che va a inficiare la redditività e il ritorno sul capitale investito, già in un settore abbastanza rischioso, dell'imprenditore barra armatore. Tra l'altro, armatore, giusto per darvi un numero, se può essere utile per voi, in termini già di applicazione di regole riguardante le basse emissioni, e voi sapete che noi già dal 18 giugno dell'anno scorso dobbiamo usare carburante a contenuto di zolfo inferiore 3.5 nelle nostre zone. In Nord Europa già si è arrivato allo 0.1 e arriveremo allo 0.1 anche noi, già paghiamo un conto salato, perché dobbiamo utilizzare in porto quando attiviamo motori ausiliari il carburante a basso contenuto di zolfo. Questo significa che abbiamo ridotto del 90% le emissioni in porto. Quindi immaginate voi, se ci vogliono far pagare pure il conto delle barche elettrificate, vuol dire che praticamente l'utilizzatore finale, cioè l'armatore, probabilmente attua un driver di traffico e riprogramma completamente, riscalcola completamente i propri interessi di traffico e va a toccare altri porti. Ecco perché poi Ferrandino si è arrabbiato, perché ha detto che non è vero, i porti italiani possono meno dei porti stranieri, lo dice solo lui però. Dunque, quindi io penso, ritengo, almeno da consigliere di Confidarma, suggerito che questo argomento venga affrontato in maniera sistemica, collettiva, con tutti gli altri stakeholder, perché non si tratta di una problematica di finanziabilità occasionale, spontanea nella singola azienda, ma diventa una problematica di impatto sistemico. Io non sono un sostenitore molto delle soluzioni sistemico-pubbliche, però in questo caso lo sono, proprio perché qui parliamo di un'infrastruttura il cui impatto è a vantaggio di tutti gli stakeholder, non è a vantaggio solamente di una categoria. Ora, quindi vi ho anticipato, al di là della riluttanza delle banche, poi dopo tratteremo degli argomenti finanziari, al di là della riluttanza delle banche commerciali a finanziare su basi bilaterali questi adeguamenti, perché ovviamente voi vi renderete conto che non è facile far comprendere a una nave la finanziabilità, a una banca la finanziabilità di una nave, immaginate come può essere facile far comprendere a una nave la finanziabilità di uno scrubber o di un retrofit o di una di un device applicato al seawater ballast. Qui Luca Bertati, un espertissimo di seawater ballast, può confermare. Un esempio, qui giusto per darvi una
significativa visione di come è un tipo di finanziabilità non standard. Uno scrubber montato su una nave tipo traghetto moderno, Ropax, da 40.000 cavalli, non è la stessa cosa con una differenza di oggi di prezzo di carburante tra le due tipologie, pesante e leggero, $225, non è la stessa cosa rispetto a una nave da 10.000 cavalli con una differenza di prezzo tra i due carburanti $400. Oggi la differenza, voi sapete, si è assottigliata molto tra il carburante pesante e il carburante leggero, arriva a malapena a $200. Se fosse per esempio una nave da 10.000 cavalli con una differenza di $400, lo scrubber si ripagherebbe in 1,3 anni. Qua, vedete, ho fatto una simulazione. Però in questo contesto attuale, $225 differenziale, su una nave invece molto più rilevante in termini di potenza, si ripaga in 9,5 anni. Qualcuno dice in 8 anni, io dico che più veritiero questo, ma cambia poco tra 8 anni e 9,5 anni. Quindi immaginate che si tratta anche di tipologie di investimenti, questi di adeguamento, che sono estremamente complesse da giudicare e quindi non possono nemmeno essere giudicate facilmente da banche commerciali a cui si chiede semmai di finanziarsi l'applicazione dello scrubber. Devono necessariamente passare per un scrutinio complessivo che è tipico di un soggetto come per esempio Banca Europea di Investimenti, la cui allocazione delle risorse viene fatta su logiche completamente diverse e semmai su una base molto più ampia di qui l'eventuale istituzione di questo Financial Tools che avrebbe la possibilità di finanziare l'applicazione di questi items, di questi device su basi molto larghe e differenziate. Quindi, elemento importante però, e questa è una cosa che mi ha colpito molto da una recente indagine che ha fatto il Lloyd's Register. Il Lloyd Register ha fatto un'indagine per verificare quante aziende di shipping avessero al loro interno un Energy Efficiency Manager. Ebbene, è venuto fuori che oltre il 30% delle aziende di shipping non hanno al loro interno solo il 30% di shipping di aziende di shipping ha introdotto l'Efficiency Energy Manager. Questo è un dato molto importante perché che cosa significa? Significa uno che c'è ancora una scarsa sensibilità ad aspetti organizzativi di questo tipo, ma significa ancora di più che non c'è un monitoraggio e quindi di conseguenza la mancanza di monitoraggio non può essere supplita da semplicemente dall'applicazione del device e quindi dalla ottemperanza alla normativa. Cioè, se tu metti lo scrubber, ma poi non segui nel tempo l'efficienza, misuri l'efficienza, hai fatto poco. Ma questo la dice lunga sul fatto che della scarsa sensibilità delle aziende di shipping agli aspetti organizzativi. Se vuole essere questa una cartina al tornasole, su un argomento importante e sensibile, allora possiamo dire che effettivamente le aziende di shipping sensibilità verso gli aspetti organizzativi ne hanno molto poca. Questo è un vi ho portato questa slide che mi sembra molto molto importante. Ora, abbandonando la problematica specifica di questo incontro, che era la finanziabilità dell'applicazione di questi device legati alla compliance con la normativa, alla quale abbiamo dato una risposta, cioè la mia risposta, cioè ho dato una risposta che non può essere risolta su basi bilaterali con il classico finanziamento bancario, ma deve essere trattata in maniera molto più vasta nell'ambito di un processo di sistema in quale interviene anche la Banca Europea di Investimenti, anziché sotto il sarme della Commissione e tutto il resto. Ma la cosa più importante, quindi al di là di questo specifico aspetto, direi che è sorprendente verificare di come si è evoluta la finanza nello shipping negli ultimi più o meno 7 anni. Allora, innanzitutto abbiamo un dato che si è fortemente asciugata, questa anche per la mancanza
di investimenti, perché evidentemente veniamo dal periodo del boom che è stato il 2006-2008, dopo questa enorme indigestione che ha portato la flotta mondiale a scendere sotto i 9 anni di vita utile, quindi non abbiamo, delle volte si parla di demolizione, che la demolizione aiuterà la ripresa dello shipping, ma è un discorso teorico, perché non possiamo demolire ciò che ha 2 anni, è impraticabile, peraltro non c'è nemmeno spazio tanto per demolire, e peraltro c'è una forte restrizione sulle demolizioni. Ricordiamoci che il problema del prezzo della demolizione, che oggi è sceso a $300, deriva anche dalle fortissime restrizioni che ci stanno, che sono per, si stanno introducendo, compresa la convenzione di Hong Kong. Quindi, di conseguenza, abbiamo avuto una riduzione fortissima del volume di finanza investita nello shipping, è passata da 134 miliardi di dollari a 70 miliardi di dollari, si è quasi dimezzato. Ma quello che colpisce la composizione, noi avevamo la il classico tradizionale finanziamento bancario che aveva un peso di circa il 70% con 92 miliardi di dollari erogati, è sceso molto vicino al 60% con 44 miliardi di dollari erogati su 70, e quello che colpisce molto è la crescita di due soggetti che sono il private equity, il quale rappresentava meno dell'1%, tra private placement e private equity rappresentava meno dell'1%, molto meno dell'1% nel 2007, ed è arrivato a pesare 1,05 fino al 2012. Sì. E poi è arrivato 10,5%. E ancora di più un altro elemento non intermediato dal mercato bancario, che sono i bond, il mercato del debito, del capital market, che è passato da 12 miliardi a 15,3 miliardi, ma soprattutto pesa oggi più del 30%, dal pesare un mero 8%. Allora, che cosa sta succedendo nel mercato finanziario? E questo ci può guidare anche a cambiare le logiche di gestione dell'impresa, anche con riferimento alla finanza. Sta succedendo questo: ci sono meno banche attive nel settore degli investimenti durevoli o del medio-lungo termine. Perché? Perché ricordiamoci che se gli armatori hanno dei problemi, le banche hanno più problemi degli armatori. I nuovi regolamenti bancari, tipo Basilea 2 e Basilea 3, non consentono alle banche di finanziare, o meglio, consentono con difficoltà alle banche di finanziare imprese che hanno bisogno di durate lunghe. Quindi le banche stanno scomparendo. Ci saranno nel futuro, almeno il futuro lo vedo così. Noi in sintesi abbiamo avuto che negli anni 80 la finanza armatoriale era dominata dal pubblico, c'era il soggetto pubblico, vi ricordate i grandi contributi, le grandi leggi, qua Marco se li ricorderà a memoria tutte le sigle. Negli anni 90-2000 abbiamo avuto la presenza massiccia delle banche che hanno sostituito il pubblico, le banche hanno finanziato con leve che superavano il 90%. Gli anni futuri invece vedranno un cambiamento che va verso il mercato, cioè che cosa sta accadendo? Sta accadendo questo, che le banche ci saranno meno banche che faranno shipping, molte meno banche grandissime che faranno shipping, perché devono avere patrimoni di vigilanza adeguati per poter prestare su così lunghe durate. Quindi meno banche che presteranno meno soldi ad armatori, meno armatori high rated molto grandi, cioè gli armatori per rispondere alle banche che si concentrano dovranno concentrarsi anche loro stessi, e quindi noi avremo questo connubio, grandi banche che prestano sempre meno soldi con grandi armatori high rated. Che cosa accadrà nel contempo? Che la grande dimensione dei medi armatori, nonostante fossero investment grade, cioè buoni prenditori, rimarranno praticamente senza risorse finanziarie a disposizione, perché purtroppo, gioco forza, saranno abbandonati da quella fascia che era rappresentata dalle banche, che sarà solamente appannaggio di pochi armatori molto grandi high rated. E quindi si apre, secondo me, questa è la mia visione, mi dispiace che Gabriele è andato via perché ci stiamo ragionando insieme su questo tema, spazio per realizzare dei fondi non di private equity ma i fondi di private debt, cioè dei fondi che di fatto convogliano e canalizzano investimenti di debito sullo shipping disintermediando le banche. In questo momento questa soluzione sostitutiva la sta avendo il mercato dei bond, che è cresciuto moltissimo, perché oggi rappresenta dal 9 che rappresentava nel 2007 ben il 34%. Questo perché? Perché gli investitori in bond,
ma ha detto prima Gabriele Cappellini, ha fatto un cenno indirettamente, è arrivata alla stessa considerazione. Chi sono prevalentemente? Sono i fondi pensione. I fondi pensione e assicurazioni investono in reddito fisso a lunga scadenza. Oggi il reddito fisso a lunga scadenza sovrano o tripla A rende praticamente in termini reali vicino allo zero. Allora, rendendo vicino allo zero, loro non possono dare rendimenti alle loro polizze, vanno a trovare asset class alternative di investimento e vanno a trovare quindi il cosiddetto mercato degli high yield, quindi di rendimenti di bond lunghi piuttosto interessanti, cioè quegli high yield che rendono il 5, il 6, il 4, il 7%. E nello shipping c'è una finestra in questo momento molto ampia che stanno occupando gli armatori scandinavi, americani, che significa greci, e anche diciamo nord europei in generale, centro europei, parlo di olandesi, di tedeschi di prima classe, belgi, che le cui emissioni sono estremamente interessanti in termini di attrattività di rendimento, perché se io vado a comprare, non so, una obbligazione Stolt-Nielsen che mi rende il 7% in corone norvegesi, onestamente la trovo interessante, e di conseguenza i fondi pensione, gli investitori di debito si stanno orientando a investire in questa asset class, quindi bond di aziende e shipping, e di conseguenza noi abbiamo un mercato attuale, sempre di più futuro, che sarà disintermediato dalle banche. Ergo, gli armatori dovranno sedersi non più davanti al banchiere tradizionale che quello ha parlato il nome, il bisnonno, il tesauro, e che lo conosce da bambino, quando aveva 3 anni veniva con i pantaloncini corti nella banca, dovranno trovarsi a interloquire con un profilo di soggetti che saranno più vicini al mondo del private equity, più vicini al mondo del private debt, e quindi dialogare in maniera molto più strutturata, più asettica, in maniera più manageriale, cioè lo stesso armatore proprietario, lo stesso armatore azionista dovrà mettersi due vestiti, un vestito da azionista e un vestito da top manager, e dovrà avere la flessibilità di capire ciò che vuole il mercato dei capitali, in maniera diversa da quello che era invece il bancario, il banchiere di una volta, dove praticamente l'investimento della nave lo si faceva quasi con una linea committed dal telefono e poi si andava sempre un giorno a firmare il contratto di finanziamento navale in banca. Quindi è completamente, se, questa è una mia visione, è sbagliatissima, poi fra 2 anni, 3 anni ci troveremo qua, vi direte tutti quanti che avevo sbagliato completamente la mia visione. Però io vedo che cosa, quindi questo forte cambiamento, che poi di conseguenza porterà a che cosa? Un'impresa armatoriale che era quella di ieri, dove c'era il comandante, no? Poi non diciamo chi era il comandante, no? Perché il comandante è come dire a Napoli, quanti Diego ci stanno con la D maiuscola? Noi diciamo il comandante Lauro, no? La D minuscola, perché non ho capito. No. C'era il banchiere e c'era in mezzo la nave rappresentava tutto, no? Se voi leggete, io mi diverto sempre a leggere questa storia, la storia di Aristotele Onassis, no? Scritta da Fustano, è una storia bellissima, che per me è meglio leggere un libro di finanza armatoriale, onestamente, e dove si capisce che al centro c'è la nave. No? Paradossalmente, lui era un anticipatore di quello che stiamo vivendo oggi, Onassis aveva una visione industriale della nave, avendo una visione industriale della nave, decise di investire, dopo aver investito nelle navi famose del tabacco, dove lui storava il tabacco a bordo, perché era un contrabbandiere con Assisi tabacco, decise poi di fare delle scelte industriali, perché aveva capito che c'era una logistica di livestock carrier dal nord Europa, e ordinò 8 livestock carrier. Questo io l'ho scoperto leggendo la questione di Assisi. Quindi la nave al centro, l'asset al centro, ha detto pure se è giovane armatore brillante Andrea e va verso l'evoluzione, è la nave, sta nave al centro della strategia, e come facendo un paragone calcistico, se noi oggi pensassimo un'azienda di calcio professionistica che si gestisce attorno al pallone, non è così, il mondo sta cambiando, fra 20 anni non ci sarà più il pallone al centro, ci saranno tutt'altri profili manageriali che guideranno le aziende di calcio. La stessa cosa possiamo fare il paragone per le aziende di sci. Questa nave è qualcosa di indifferenziato, perché questa nave, no? Questa nave
però potrebbe essere anche una complicata chemical tanker. Di fatto la potrò fare io, la potrò fare un altro, la potrò fare ancora un altro. Il problema sarà gestirla meglio commercialmente e tecnicamente questa nave. E quindi, di conseguenza, perché gli interlocutori che avrete di fronte non saranno i banchieri che avranno committato al telefono perché ti ho guardato negli occhi, perché tu ti chiami così, perché io conoscevo il tuo trisavolo e perché tu sei bravo, sei intelligente, hai l'occhio sveglio. No, sarà quello che potrà vedere una continuità di impresa, cioè l'investitore di bond, l'investitore di privati, al di là del profilo strettamente personale di chi conduce l'azienda. E quindi, di conseguenza, io ho fatto un passaggio diverso, ho cambiato quella che è la vita dell'azienda del futuro che io vedo è questa, dove ci saranno tanti asset al servizio di, cioè al centro ci sarà l'organizzazione, la governance, i processi, la finanza, perché l'armatura del futuro sarà meno owner e più gestore, sarà un soggetto che sarà scelto dall'investitore. Io dico sempre una cosa, ho detto l'altro ieri ai greci, ero al Mare Forum lì ad Atene, ho detto la bravura dell'investitore specializzato di private equity, o la capacità, il vantaggio competitivo di uno specializzato rispetto a uno non specializzato, è semplicemente una, non indovinare la giusta nave, ma indovinare il giusto armatore, la giusta azienda armatoriale. Quella è la capacità, quella è la grande competenza di un investitore di private equity. Un investitore di private equity non deve indovinare la nave è uguale, cioè, se no io sarei perfettamente perdente rispetto ad Apollo, a KKR o a qualunque altro fondo di private equity che è disponibile. Ognuno deve fare il suo lavoro, invece io devo avere la capacità, che poi è anche il segreto del private equity, che Gabriele, che non c'è ora purtroppo, ma ne abbiamo parlato varie volte, e tu puoi avere una bellissima azienda condotta maldestramente o dove non c'è continuità delle competenze, perché l'imprenditore deve essere bravo a trasferire le competenze. Quanti armatori che sono bravi, sono gelosi delle loro competenze e non le trasferiscono, ma non ai manager, perché non esiste i manager, ai figli. Pur avendo dei figli, delle volte mi trovo a dire degli armatori in cui sono amico, guarda che tuo figlio è più bravo di te, è molto più capace di te, te lo dico da analista, è molto più bravo di te, perché tu sarai pure competente, ma tu hai una mentalità ferma nel tempo e sei talmente convinto che questa mentalità è infinita, perdura per sempre, che blocchi l'azienda, no? Quindi io penso che, questa è la mia visione, poi ripeto, potrò sbagliare, che il futuro dell'azienda armatoriale non sarà l'asset sarà un corollario, saranno gli stabilimenti produttivi che consideranno di creare ricchezza, ma saranno fatti di processi, di organizzazione e di know-how. Questo ho finito. Io te devo fare domande, però, perché tu sei un soggetto passivo investito dal private equity, quindi dopo ci racconti la tua esperienza. Io sono un soggetto attivo perché me lo sono andato a cercare. Diciamo, meglio ancora. Private equity perché... Ma mi dispiace che non c'è... Come azienda noi non cercavamo soldi, noi cercavamo know-how, quindi noi cercavamo qualcuno, una nostra azienda, una familiare, formata da lui, un proprietario che si raddoppia dei problemi diciamo, di natura familiare, quindi evidentemente noi in quel progetto non cercavamo soldi, ma cercavamo qualcuno che fosse in grado di cavare un ulteriore tot di cultura manageriale all'interno della nostra azienda, che ci insegnasse a gestire le finanze in modo corretto, che impedisse alcune scorribande. Quando una cosa è tua normalmente diceva Andreotti, diciamo, che il potere si ha per poterne abusare una volta ogni tanto, perché quando uno ha un'azienda che sua tende ad abusare un po', quando c'è qualcun altro, un terzo a cui tu devi rispondere, diciamo, è più complesso, e spesso poi riflettendo a posteriori ti rendi conto che stava, diciamo, andava contro un tuo desiderata ma faceva il tuo interesse. Quindi diciamo in questo caso noi non sono profondamente d'accordo quando appunto interveniva, ero profondamente d'accordo con il fatto che anche lo scopo del fondo di investimento è un po' diverso rispetto ai fondi. Ma io ho preso appunti perché come sempre tu fai degli interventi interessanti e ci sono un
stimolo di una serie anche di riflessioni. Innanzitutto, quando hai proiettato quello slide su come si divide, come diciamo, è formato l'investimento storicamente dal 2007 fino al 2015, sarebbe interessante, questo è il nostro direttore generale, sarebbe interessante, o almeno a me, vedere qual è lo storico prima del 2007, perché il 2007 o fino al 2007, diciamo, le figure, io quando le guardo sempre con un po' di sospetto, ma di, perché nel 2007 si faceva tutto tranne che shipping, sostanzialmente si faceva finanza, sì, per sì. Cui sì. Diciamo, mi interesserebbe vedere qual era il livello di equity, per esempio, posto che dal 2007 al 2011 tra 0,5 e 1, poi è stato 10, e quindi e questo faccio un complimento a tutti quanti noi, tra virgolette, proprietari di aziende, perché significa che nel momento di difficoltà le aziende familiari sono state in grado di mettere in liquidità all'interno delle loro aziende, quindi per una volta diciamo anche una cosa positiva di queste aziende familiari che sono gestite malissimo, secondo movimenti di pancia e cose, però poi dopo alla fine nel momento della, diciamo, della necessità sono in grado di investire. Hai fatto una domanda stimolante e corretta, Lorenzo, perché una volta, guarda, in Confitalia c'è un incontro con Valerio, un incontro come c'era prima, dove portavamo, siccome eravamo qualche anno fa, erano 3-4 anni fa, quindi le statistiche erano precedenti, quindi c'era quel dato, devo averlo anche, ce l'avrò qua su qualche pennina, comunque era ancora più bassa la componente di equity, l'unico elemento di private equity che era confuso nello shipping, che era rilevante, pesava il 5%, era tutto fuorché private equity, perché erano le KG tedesche e le KS norvegesi, che però, come voi sapete, hanno i poveri private equity. Quindi è sostanzialmente invariato, tu dici? Sì, è cambiato, è una dinamica che è cambiata ora, non era prima che era cambiata. Perfetto. La cosa interessante, forse da analizzare, ma mi viene uno stimolo dalla tua domanda, non ci avevo manco pensato, è che il peso diverso è più alto, è cresciuto in valore assoluto in un mercato che si è ridotto. Allora questo ti porta a pensare una cosa, fare una riflessione, quello che ho sempre sostenuto io, ma lo possiamo dire perché non ci sono rappresentanti in questa stanza che sono avversi al nostro pensiero o al mio pensiero, se no si offendeva, non lo potevo dire, che i veri speculatori che ci sono stati nello shipping finanziario, che ci sono stati nello shipping a cavallo dal 2004 al 2008, sono stati gli armatori, non sono stati gli investitori finanziari. Ma l'investitore finanziario non può essere uno speculatore per definizione, cioè uno speculatore perché fa il calcolo, è uno che si fa dirige dalla stretta logica dei numeri, come tu dicevi, perché tu in azienda hai fatto bene, perché il discorso del private equity porta dei ragionamenti, delle volte che sono al limite, io dico sempre, il nostro lavoro non quello da stupidi, quello aveva ragione il tuo collega precedente, che non sono un stupido ragioniere, perché il nostro lavoro da stupidi ragioniere. Allora, delle volte tu ti trovi un imprenditore che deve rispondere alle domande dello stupido, perché in un consiglio di amministrazione, se Lorenzo viene e mi dice io voglio fare, sai che da domani mattina voglio fare la Genova d'Angeli, e io gli comincio a fare delle domande, no? Meglio ancora se non sono del settore, perché gli faccio le domande proprio da stupido, e lui mi deve rispondere, è challenging, no? Mentre se lui ci va oggi in un'azienda familiare dove lui ha la giusta seniority e il riconoscimento autorevole di essere credibile, e se per caso lui ha commesso degli errori che non se ne è accorto, non c'ha questo dibattito interno familiare, per rispondere anche ad Andrea che stamattina dicevi, no, ma già tra due litighiamo, noi mettiamo pure il terzo, litighiamo ancora di più esterno, e non è vero, delle volte il terzo è una soluzione, perché lui delle volte non può andare, scusami, faccio l'esempio tuo, Lorenzo, ma non è che, però delle volte io mi sono trovato, sono in consiglio di amministrazione di qualche azienda di shipping, dove c'era il papà che aveva paura di dire una cosa al figlio, il figlio che aveva paura di dire una cosa al papà, allora per piacere glielo dici tu, allora per piacere glielo dici tu, delle volte anche un collante. Poi operazioni di minoranza, quindi è un fondo di minoranza che non è così invasivo. Così è invasivo, ma ha delle prerogative, se in Italia delle prerogative particolari, per cui non so, impedisce di fare una serie di cose, quindi se c'è il tuo socio che vuole fare una cosa che secondo te è sbagliata, dici, vedi che non lo possiamo fare in fondo. È vero, bravo, perfetto. Ma è così come tornando al discorso delle banche, che prima lì del peso delle banche, in effetti se vuoi ci pensate,
Io per esempio mi sono sempre rifiutato, ho detto alla Confedarma, con sia nelle commissioni, così, sempre, non pretendete che io vada a parlare con rappresentanti del mondo bancario, l'ABI, a dire noi siamo in questa situazione perché voi ci avete dato i soldi. No, perché non è professionale. Allora, questo però, genuinamente detto, significa una cosa, significa che tra il 2006 e il 2008 ci sono stati molti armatori e non finanzieri che hanno pensato di speculare sulla base di un'abbondanza di credito che andava oltre misura. Quindi, tant'è che, non lo dico io, tant'è che non lo dico io, che il mercato, un mercato finanziario per definizione e per eccellenza è l'FFA Market, il mercato dei futures sui nodi, no? Il mercato dei futures sui nodi, se fossero stati attivi gli investitori finanziari istituzionali in quel tempo, sarebbe stato dominato dagli investitori. Beh, il mercato degli FFA è stato dominato dagli armatori, anche da diversi armatori italiani, e quindi non possiamo dire che l'aspetto funesto della crisi dello shipping debba essere attribuito agli investitori finanziari, perché come avete visto che sono numeri di Money in Money, quindi non è che sono numeri che ho messo io dal provider di Casoria, quelli sono numeri di Money in Money, sono numeri abbastanza certi, che nello shipping se abbiamo una cosa bella è la trasparenza e la simmetria dei numeri, cioè abbiamo numeri a IOSA e anche abbastanza credibili e verificabili. Quindi se nel 2007 la presenza degli investitori, quando parlo di investitori istituzionali parlo di private equity, di debt investor, di bondholder e di investitori in mercato pubblico, di IPO, di quotazioni, invece la grande presenza bancaria, vuol dire che non c'erano gli investitori. Gli investitori quando sono comparsi? Scusate, avete visto negli ultimi 2 anni, perché ci sono stati dei soggetti che hanno capito, beh, ma sì, un bond di Carnival mi rende il 6% e mezzo, ma Carnival non è forse meno rischiosa dello Stato italiano? Dico, per dire, Carnival, Royal Caribbean, e forse sì, e quindi mi compro, anziché comprarmi il Treasury Bond o di comprarmi il Bund o mi compro il BTP che a 30 anni che mi rende il 2,5%, forse è meglio che mi compro a 7 anni il bond di Carnival Royal Caribbean che mi rende il 6,5% e 7, no? E quindi c'è questa simmetria e quindi vado a investire, oppure da investitori. No, mi porti alla seconda domanda, cioè siamo la seconda domanda che mi ho segnato a margini, mi sono anche scritto, tu dici la gestione manageriale di società di calcio è un ossimoro, non si può dire gestione manageriale di società di calcio, no, è provocatorio, era stato provocatorio proprio perché è un paragone provocatorio, ecco, insomma, cioè io la considerazione che faccio guardando i tuoi numeri è che l'armatore medio non avrà nessuna possibilità di accedere al credito in assoluto, perché se tu mi dici che la possibilità è rappresentata da un bond, allora l'azienda media non è strutturata, non ha capacità. Allora io sì, sono molto... E quindi tecnicamente, cioè tutti quelli che fatturano da 50 da 300 a 400 a 500, e io sono in questa anche, non avranno possibilità, allora, di accedere, guarda, tecnicamente a te, perché se Carotte tu li fai bot, se li compra... Allora guarda, Lorenzo, c'è un doppio effetto. Perché se parliamo di competizione globale, di che parliamo? C'è da fare queste considerazioni. Io sono abbastanza convinto di quello che tu hai rilevato, sono convinto che ci sarà una fortissima mancanza, lo verifico, che sarà una fortissima mancanza di credito. Guarda, paradossale un esempio. Quando siamo partiti noi con la nostra iniziativa, eravamo 4 amici al bar, veramente 4 amici al bar, l'abbiamo fatto dentro al bar la nostra società. Bar va via Senato, angolo via Piazza San Babila, là, via Corso Venezia, nemmeno un bar importante, un bar di 4 soldi. Noi ci trovavamo là, hai capito? Non è nemmeno un mondo San Marco. E quindi quando facemmo la nostra società, la prima cosa che ci ponemmo il dubbio, ma qua abbiamo trovato 10 amici che ci danno 60 milioni di dollari, non sono pochi per noi, erano tantissimi, abbiamo trovato questi 15 amici che ci danno 60 milioni di dollari.
Ma il problema è che noi vogliamo fare investimenti nello shipping, che siano infrastrutture marittime, terminal, che siano navi. E abbiamo bisogno della leva, cioè abbiamo bisogno delle banche noi, no? Noi siamo investitori di private equity, quindi non siamo finanziatori, siamo azionisti, poi c'è la banca che ti finanzia per la parte di leva. Ma chi ci darà mai i soldi a noi? Quattro spiegati al bar, sì, vabbè, uno poco più o meno conosciuti, tutti e quattro, ma... E invece è capitato giusto l'opposto. Cioè è capitato che molti armatori non hanno trovato finanza. E noi comunque, devo dire, che abbiamo trovato finanza. Cioè abbiamo trovato la nostra banca che ci ha finanziato, ci ha supportato, non è nemmeno una spiegata banca, è ABN AMRO. Ed è ABN AMRO il team di Rotterdam. E ora ci sta in parte rifinanziando perché abbiamo alcune navi che sono state comprate a prezzi bassi, che performano bene, abbiamo deciso di rifinanziarci a tassi più bassi ora, quindi come abbiamo un rating più alto, con una primaria banca tedesca, sembrerà assurdo. Questo ve la dice lunga sul fatto che oggi le banche guardano con estrema attenzione a soggetti, le banche, le poche banche selettive, a soggetti che hanno un approccio asettico con lo shipping, e addirittura ci hanno riconosciuto noi di essere meno speculativi e più asettici di alcuni armatori. Quindi è quanto dire che se quattro spessati al bar riescono ad avere la fiducia in questi anni, sì, spessati, spessati, sì, in traduzione napoletana del termine di spiegati, insomma, al bar. Quindi detto questo, io penso che effettivamente ci saranno tempi duri per quelle medie aziende buone, che saranno le più penalizzate, perché sono quelle che troveranno più, è assurdo, le porte chiuse da parte di banche che finanzieranno, ripeto, i grandi con leve più basse. Però c'è una cosa da dire. Il mercato dura poco. No, però c'è una cosa da dire. Però c'è una cosa da dire, questo porterà, accelererà il processo di combinazione, di crescita dimensionale, di crescita, ma non solo, penso che farà premio su quegli armatori che operano in quei settori con connotati più di servizio, più industriali, più specifici. Perché lì la dimensione, cioè il fatto di comparare le aziende shipping, essendo settore di servizi, per fatturati, delle volte è misleading, perché ovviamente io come faccio, cioè per me la Caronte turistica, abbiamo parlato della Caronte, no? Oppure non so, il mestiere che fai tu, il mestiere che fa Valeria, sono mestieri specifici di servizio, dove io fare... Valeria mi parla del turismo, cioè quando parla del turismo... È molto la differenza, sì, tra uno che fa, sì, insomma, che cioè il tuo mestiere, il tuo mestiere, se tu sommi tutte le tue entità, tu rappresenti un'alternativa alla Napoli Salerno, la servita da due forzi, da Salerno e da Napoli, su Catania e su Messina. Infatti quando vai a parlare a Londra, non so, alla borsa, a te trasportation, non ti classificano come shipping, ti classificano come infrastruttura. Sì, tu sei infrastruttura e transportation, quindi tu praticamente hai una dimensione tale che non è una dimensione piccola, ma una dimensione grande per il mercato di riferimento, in un grande mercato. Ovviamente tu non te ne accorgi, ma sarà così. Se poi cresci ulteriormente e vedrai che scenderà anche il size. Sì, ma questo però lo dici tu che conosci il mondo dello shipping molto approfonditamente, l'investitore medio non conosce così bene, allora, il mondo dello shipping, e quindi per l'investitore medio, siccome prima dicevi pesante, carburante leggero, al di fuori della, di questa stanza, dove presumo che lo sappiano tutti, sono pochi a sapere. Tra pesante e leggero, cioè non c'è, quando ti vengono a proporre le soluzioni all'NG dovrebbero sapere cosa usi, per sì, esempio quello. Quando gli dici no ma io uso LD o uso IFO, la gente ti guarda così e dice che cos'è IFO? LTZ. No, allora no, io penso che anche dal lato finanziario, però questo lo sto vedendo, ci sarà un improvement nella conoscenza, e quindi tu vedrai che scenderà il size, cioè la stessa esperienza italiana, che sarà pure artigianale, che tutti hanno colto con grande sospetto, con grande dei mini bond, comunque io trovo un'esperienza positiva, perché è vero che per ora è un mercato che si sta sviluppando, è un mercato che francamente io ci credo, io penso che alcune aziende shipping di servizio avranno accesso al mercato o sceglieranno di andare sul mercato dei mini bond, e io penso che quindi il mercato in generale del debito disintermediato dalle banche, cioè diretto dei bond, si svilupperà anche perché cambierà l'approccio degli investitori. Altre due più belle, perché se no poi monopolizzare, però no. Un
una riflessione sul, prima facevi una riflessione sul, sul fatto delle soluzioni sistemiche che sono giuste o meno giuste, in questo caso sono giuste, poi dopo però affronti un problema che è quello del, del cold ironing, non in modo sistemico. Ti volevo semplicemente dire questa cosa perché, non perché ovviamente sì, sia un errore, ma capisco, no, il per cui, no, capisco il motivo per cui lo, lo analizzi dal punto di vista, diciamo, puntuativo, perché a te ti, ti interessa l'esempio, non ti interessa. Sì. Però spesso e volentieri mi capita di, sono d'accordo con te sul fatto che dovrebbe essere, dovremmo sviluppare soluzioni sistemiche, spesso e volentieri si guarda per esempio l'opportunità di investire sull'LNG, infrastrutture coinvolte, sono 28 miliardi e mezzo di euro disponibile la comunità europea per queste cose, il cold ironing potrebbe essere fatto con l'investimento fatto dalla comunità europea, anche c'è il problema del boil off delle... allora, spesso e volentieri vedo, guardo il nostro mondo e penso siamo inadeguati perché guardiamo, diciamo, invochiamo soluzioni di sistema e poi dopo quando andiamo a fare le analisi. Ma l'hai detto facciamo tutto analisi. Quando stavamo prendendo il caffè, noi per esempio ci dobbiamo fare ammenda, noi anche come confidare, dobbiamo farci un'autocritica che non siamo sistemici delle volte, perché il fattore cold ironing è perfettamente citato, l'elettrificazione del panettone, se non sbaglio, tra i fattori strategici numero due, nell'elenco dei fattori strategici numero due della, della release dei famosi saggi, e quindi è un elemento sistemico molto importante. Poi qualche collega, diversi colleghi poi, siccome si fanno belli col cold ironing, fanno pure le gare in modo del cold ironing. Il cold ironing, allora, il cold ironing l'hanno inventato negli Stati Uniti d'America, dove hanno un surplus di produzione energetica perché hanno gli impianti industriali e quindi durante la notte dicono conferiamo alle navi. Poi, in Italia il cold ironing non si può fare. Costa 20 euro a kilowattora. A parte che costa 20 euro a kilowattora, ma però è una questione pratica, se a Messina scavano anche 4-5 navi da crociera, se tu vuoi dare energia elettrica a 5 navi, cioè, una nave crociera fa 5 megawatt, sono per 6 sono 30 megawatt, la città di Messina ne fa 12, stacchi la luce a tutta Messina e forse dà energia elettrica a 3 navi, per cui dico, non è questo il problema. Allora, quello però, diciamo, faccio una soluzione sistemica, quella era ho una domanda che poi c'è il Fondo Italiano di Investimento che ha una logica non speculativa e che quindi è in grado di rimanere più tempo, è in grado di essere più flessibile. C'è il Fondo Renis che diciamo è molto competente, conosce lo shipping e sa che non può chiedere a un armatore un ritorno sugli investimenti in 2 anni perché vai da uno che fa i software ancora una volta e non vai da un armatore che deve investire, che ha un tipo di business che è molto capital intensive. Ora la domanda che faccio è, tu che guardi anche gli altri fondi, perché immagino che tu guardi anche gli altri fondi e anche banche, istituti bancari, sì, noti o hai notato nel corso degli ultimi 3-4 anni un cambiamento di approccio nei confronti del mondo dello shipping, oppure saremo destinati a confrontarci anche in futuro con quei fondi di cui spesso parliamo con Andrea, tipo Scorpio, tipo questi qua, che non hanno il giusto approccio, non ce l'avevano prima e continuano a non averlo. Allora mi chiedo, dopo le varie legnate che hanno anche preso questi signori, si cambiano un po', escono dal mercato, cosa succede? Perché non è possibile, scusa, perché non è possibile evidentemente auspicare la creazione di 20 fondi italiani di investimento, perché non è questo il punto, né tantomeno, ahimè, immagino che i 20 fondi che operano in Italia, anche nello shipping, diventino tutti come tu, perché non è possibile. No, io guarda, sono molto convinto invece della mancanza di un fondo di debito o di fondi di debito che operino specialisticamente nello shipping, perché vedo questa finestra enorme che si è aperta di mancanza di supporto, di provider finanziario per queste tantissime che sono secondo me più dell'80-70% aziende di shipping ottime, buone, di investimenti che non possono trovare... diciamo in Italia ci sono 2 armatori che hanno la dimensione per accedere a quello molto in alto, sì, diciamo, però io
poi ci sono tutti questi altri armatori che invece dovrebbero essere, appunto, hai detto bene, saranno due, probabilmente sì. Allora, il discorso, anche perché parlando poi con alcune banche, no, ti fanno sempre appunto scelzi nomi, poi dicono, ma io, sai, se mi muovo sull'Italia, mi muovo su quello, giustamente, allora viene la riflessione, poi c'è il riscontro pratico che abbiamo. Io penso che c'è enorme spazio per creare fondi di debito in questo momento, c'è una finestra enorme per creare fondi di debito specializzati sullo shipping e infrastrutture marine. Per quanto riguarda il discorso degli interlocutori, no? Tu mi hai fatto la domanda se dobbiamo finire nelle mani, nelle grinfie di fondi diciamo aggressivi, questa... poco competenti, dico io, perché cioè, non è una questione di aggressività, se poco competenti, allora, se mi chiedi un ritorno in due anni sei poco competente, perché non te lo posso dare. Allora, cioè dei generalisti, tu dici, dei generalisti. Guarda, sarebbe, ovviamente la cosa migliore sarebbe un connubio tra i grandi fundraiser, diciamo, cioè io, è un discorso che abbiamo fatto così per ridere con Gabriele qualche settimana fa, quando lui mi disse, ah, che aspetti a fare un fondo di debito in Italia? Vai, io ti do 40-30 milioni di euro, 40 milioni di euro. Allora, bisogna superare un po' degli schemi, innanzitutto, se non si può fare, però bisogna superare degli schemi. Purtroppo anche loro, Fondo Italiano Investimento, alcuni di loro sono legati a certi schemi rigidi, quasi impiegatizi, diciamo così, burocratici, che secondo me non vanno bene nel nostro settore, devono assorbire concetti diversi. Per quanto riguarda i grandi fondi, allora, ci sono grandi fondi generalisti che sono pericolosi perché possono scappare via, lo vediamo nel mercato oggi delle quotate in borsa, no? Nel settore dry quasi tutte le quotate, parlo di quotate americane che sono greche, quotano sotto il NAV, cioè vuol dire che il prezzo dell'azione è più basso del valore netto della flotta. Conviene? Buy stock, sell ship, no, vendi le azioni, compra le azioni e vendi le navi, perché quotano tutte a sconto rispetto al valore della flotta, e quindi hanno avuto delle performance negative. Alcuni di questi usciranno, i turisti usciranno ancorché grandi, perché che dico, per certi fondi, Blackstone, mettere 200 miliardi di dollari in uno shipping è come se hai fatto una ferita, perde 200 milioni di dollari in uno shipping, amministra 200 miliardi, gli hai fatto una feritina, 200 milioni di dollari, Blackstone. Però altri fondi sono stabilmente, hanno un know-how, sono stabilmente lo shipping, nei periodi brutti e nei periodi buoni, come le banche che fanno veramente shipping, stanno nello shipping sempre, ormai ne sono rimaste poche, abbiamo perso le tre grandi. Voi pensate che noi abbiamo perso negli ultimi 5 anni Royal Bank of Scotland, Commerzbank e CSH. Cioè abbiamo perso 3 delle prime 5 banche di shipping al mondo per outstanding. Però questo è... diciamo, se guardi le prime 10 2007, le prime 10 oggi, in realtà i volumi sono quelli, la differenza è che sono cinesi e non sono scozzesi. Insomma, è sceso comunque il volume. Guarda, prima sulle prime, nelle prime 10 7 erano europee, ora sulle prime 10 sono asiatiche. Comunque, questi fondi, ci sono fondi che ormai hanno raggiunto livelli di specializzazione importanti, faccio dei nomi. O secondo uno, no, adesso Ocean Bulk, Star Bulk, evidentemente sta soffrendo perché ha investito solamente nel dry. Però come voi vedete non fugge, sta là fermo, sta buono, perché come Apollo comprò, fece una società nel 2011 e comprò 12 Suezmax. Mercato le comprò a 75 milioni di dollari, il mercato a 62 milioni di dollari, 66 milioni di dollari, il mercato crollò, valevano dopo pochi mesi, quindi non a mesi, valevano 45 milioni di dollari, è stato fermo, non si è mosso, ha venduto ora l'intera azienda a North American Tanker, mi sembra, NAT. Quindi è stato bravo, perché gente che ne capisce sa il mestiere, no? Non sono... Quindi io non mi meraviglierei se pure un italiano
faccia un accordo, una joint venture con FKA, anziché con Apollo, anziché con Oxley Capital, e sviluppi il suo business da bravo manager, bravo gestore. York Capital è un esempio con Agustea, no? York Capital ha creato questa joint venture, questo chiamiamolo fondo joint venture con Bunge e con Agustea. E quindi ora sta soffrendo, però non fugge, sta là, non investono nel dry. Quindi secondo me ci sono, sta migliorando anche la lato finanziaria, la competenza, la specializzazione, quindi non abbiamo quei casi da fuga, di panico nel momento. Diciamo di mercato purtroppo non brillante. Noi abbiamo assistito a uno spettacolo indecente diciamo, del settore scientifico, cioè, non so, da un giorno all'altro due istituti su tre in Italia da un giorno all'altro hanno chiuso lo sportello. Tu non mi sembra che forse non eri ancora venuto, forse non stavi in Italia all'epoca. Nel 2007 avevo un'assemblea di confitali. No, io purtroppo sono arrivato nel 99. Però forse non venivi ancora spesso nel confitali, ma non è il nome. Però c'era ci fu un'assemblea di confitali, una commissione, dove io fui tacciato di essere un iettatore, perché dissi che secondo me era l'anno più brutto dello shipping. Provai a fare un po' di barriera dicendo che non capivo perché noi dovevamo accettare per esempio delle situazioni estremamente vessatorie, tipo l'obbligo a coprire, a fare dei diciamo pre-vanilla swap nei finanziamenti, dovevamo coprire il tasso, non capivo perché dovevamo coprire il tasso, no? Perché ci imponevano di coprire il tasso, ma qual è la logica di coprire il tasso? Io dicevo scusate, siamo nello shipping, noi abbiamo le tariffe autostradali. E ci abbiamo i noleggi a lungo termine, ma i noleggi a lungo termine mica sono tariffe, ti può saltare il noleggiatore da un momento all'altro. E quindi, e nello shipping, molto spesso i noli sono alti quando c'è inflazione, quando c'è crescita, quindi quando i tassi sono alti. Se io mi copro al picco di mercato, rischio che quando non ho più i contratti, i noli vanno giù e i tassi sono quelli del boom. È così stato. No, però niente, no, non toccare le banche sono nostre amiche, io poi faccio 3 navi in più, 3 opzioni in più, 4 opzioni in più, le banche, le banche sono, voi state prendendo non una medicina, voi state prendendo una specie di cocaina, di droga, che vi manda al manicomio e poi dopo vi risveglierete, perché queste banche non sono affidabili. Voi avete visto che avete di fronte, avete dei bancomat, non avete delle banche, non avete dei banchieri. Voi spingete un bottone, escono i soldi e ve li mettete in tasca. Io ho paura del banchiere che viene da me e mi dice ah quante ne stai facendo? 2, perché non ne fai 4? Io ho paura di quello, io preferisco il banchiere che io mi sono creato 1000 nemici, perché in quel periodo ho deciso di non finanziare una decina di armatori italiani. E me li sono creati nemici, perché ero quello che non capiva niente, perché ero lo iettatore, perché avevo detto scusate, ma io mi guardo dietro e vedo le vostre aziende che erano uguali a quelle di 10 anni fa, la differenza è che voi portate addirittura a quelli con meno quantità di quando ne credavano 10 anni fa, semplicemente che oggi una nave fa $100,000 al giorno, 10 anni fa faceva $5,000 al giorno. Però purtroppo abbiamo avuto questi bancari. Quindi questo ovviamente è stata quella una grande occasione persa per cambiare, perché se quel momento avessimo capitalizzato come hanno fatto i greci, cioè fossimo stati più attenti, avessimo accentuato il cambiamento delle nostre aziende fermandoci, noi oggi avremmo delle flotte leader non solo nel settore del cabotaggio passeggeri, ma avremmo delle flotte leader anche negli altri. Se avessimo fatto come i greci staremmo facendo questa convention alle game. Sì, sì. Sì, ma per carità, però gli armatori greci hanno dimostrato che sono molto attenti alla parte industriale. Gli armatori greci hanno di diverso dagli altri una cosa. Sì, c'è in Costituzione scritto che non pagano le tasse. No, a parte quello. L'articolo 2 della Costituzione greca. No, gli armatori non pagano Lorenzo, però a parte questo. Ma anche i greci in generale. No. La Costituzione greca non è una passività. No, ma è la Costituzione. La Grecia c'ha i banchi. Allora, però c'è una carina, succedere una cosa. C'è da dire una cosa, che i greci, io sono d'accordo con te su certe cose, tu altro non mai sono bravissimi, per carità di Dio, la differenza che ci sta tra Ferrario e Maradona. No, volevo dire, sono bravissimi. No, volevo dire, però,
volevo dire, cioè io volevo dire che l'armatore greco, che cosa anche il cosa c'ha? L'armatore greco c'ha questo, c'ha che nella sua storia, non avendo avuto carichi, perché un paese di 12 milioni e 900 mila abitanti che non ha industria non ha carichi, non avendo avuto carichi non è un operatore. L'armatore italiano, parliamo di traffico tram, è prevalentemente un operatore, perché avendo i carichi, infatti l'armatore italiano ha una nave di proprietà, di come dire, e 10 a noleggio. Questa è la proporzione, vuol dire sarà 5 a noleggio. L'armatore, forse no, l'armatore greco ha 10 navi di proprietà e una a noleggio. Perché l'armatore greco non conosce la, cioè non ha il trade, però l'armatore greco conosce a che cosa serve la nave, la finalizzazione. Tant'è che se tu vai da un armatore greco, io ci vado ogni mese, prima che tu ti siedi gli fai la presentazione dell'outlook di mercato, dici tu permetti che te la faccio io l'outlook di mercato, ti dico quello che è la mia visione di mercato. Perché? Perché lui sa la nave a cosa serve, come viene applicata logisticamente. Perché è nato capitano, è nato comandante, quindi capo stabilimento, per cui uno stabilimento. Poi non avendo i carichi non si è messa ad operarla e quindi di conseguenza che cos'è un investitore? Il migliore investitore di private equity nello shipping è l'armatore greco, di fatto l'armatore greco. Tant'è che la Grecia, sapete quanto debito ha sulle sue navi? 85-80 miliardi di dollari. Vabbè, ma è totalmente diverso, perché una flotta che la cui diciamo che è sostanzialmente formata da second hand e non da quindi una struttura di debito. Però no, come dici tu, non operano in Grecia perché in Grecia non c'è niente, hanno 440 milioni, credo, 440 milioni di tonnellate. Hanno un po' di meno, 320 milioni di weight, di cui controllano il 26% delle tanker e il 18% delle trave. Perfetto, questo è quello lì di proprietà. Di proprietà. Credo che se vai anche il cioè, progetto sì, di Noli, la Sibia 4,40. Cioè, sono e hanno, cioè, parliamo di... Sì, e hanno 80 miliardi di dollari di debito di leva globale, di cui 12 di banche debito. Ho capito, e hanno una flotta con l'età media di 25 anni, e noi ce l'abbiamo di 15. No, cioè, però, noi abbiamo, però l'errore è stato là, Lorenzo. L'errore ma non è un errore, sono diverse no, cose, sono due cose diverse. Ma, cioè, frutta tua è tutta frutta, però no, è una cosa. Guarda, io conosco molti armatori italiani che hanno fatto le navi senza sapere perché le facevano. Allora, questo è una cosa, secondo me, sbagliata. Perché io sono convinto che molti armatori hanno fatto le navi convintissimi che le potessero rivendere dopo due mesi. Poi vengono a dire che gli investitori sono brutti e cattivi e sono speculatori. Io non so d'accordo. No, su questo sono con una forza aperta, io lo dico ai miei colleghi, quando dicono ma le banche ci vedete in maniera che mi serve. Non puoi domandare, gli faccio una domanda. Volevo fare un inciso quando hai parlato di FFA, devo dire che purtroppo conosco gli armatori. Tu te l'hai vissuto prima del su. Gli armatori che lunghi del fisico andavano anche lunghi del contratto. Facevano offsettare la posizione. Ti ricordi che fu inventato dal noto broker internazionale FFA la virtual ship? Carico finto, nave finta. Corto o lungo, cioè proprio una cosa di pazzo, cioè senza fare, ma l'armatore faceva la PlayStation. Quindi è chiaro che adesso col senno di poi hanno fatto chiaramente male, se invece i noli fossero andati su avrebbero fatto il lungo, però effettivamente, insomma, oggettivamente era una speculazione. Sì. Poi volevo semplicemente riprendere l'argomentazione, che è quella di oggi, relativa un po' la distanza tra private equity, la diffidenza tra private equity e armatore, parlando anche del tasso di rendimento, dell'exit ne hanno già parlato insomma in abbondanza, però quello che dici sempre di take store free lunch. Però no, ma poi, è una ferita, no? Ogni volta, allora poi pensate, l'importante è ragione, cioè trovare. Ci sono alcuni, pochi, che hanno interesse anche a sposare un armatore di chiara fama, perché l'istituto del private equity non solo finisce sui soldi, insomma, subito, però e a dargli, diciamo, joystick, il comando del giocattolo, però in una realtà dove si perde già in partenza delle navi, oggi sul dry, non le puoi che mettere sullo spot, non puoi pensare. Per cui trovi un investitore che partecipa, però vorrebbe
aspirare a un tasso di rendimento che non è anche atteso, ma è sperato, un tasso di rendimento sperato. E adesso qui dice... siamo a porte chiuse, no? No, c'è l'istituto, se... allora... sai che chi vive allora, adesso, noi dobbiamo distinguere, però ti dico, lo shipping è talmente grande, tanto che un'altra ipotesi che spaventa ogni tanto il nostro cervello malandato è quello di fare anche un fondo che investa in minoranze di aziende quotate, perché lo shipping, parlavo con un asset, un wealth manager importante qualche giorno fa. Sì, ma certo, non puoi fare un investimento, un fondo focalizzato su un unico settore, perché il beta è troppo alto, perché non c'è diversificazione di rischio. Ho detto, scusami, spiegami un po'. Voi va tanto di moda fare dei fondi aperti sui luxury brand, no? Sui brand del lusso. Certo. Non ho capito, il tuo sarebbe più diversificato quello che investe in... LVMH, in Gucci, in Prada, in Tod's, in Moncler, in Brunello Cucinelli, che diversificazione ci dà? Permetti che nello shipping è molto più diversificato, perché se io compro Dof e poi compro Sif Bulkers e poi mi compro Frontline e poi mi compro Stolt Nielsen e poi mi compro Oddfield, non ho diversificato? Quella è diversificazione, dimmi tu se il chimico è relato a oro, carne, ma certo, lo shipping muove, lo dicevi tu, il 90% delle cose che ci circondano, no? Quindi non c'è il fatto dei rendimenti hai ragione. Io quando sono andato in giro, ok, dovevamo fare i famosi quattro amici al bar, che poi c'è la domanda. Il 90% di quello che si muove in Mediterraneo. Figurati. Allora, noi io devo andare in giro a fare il fundraising, cioè a questi 16 amici che avevano detto, boh, sì, forse ci interessa. Ah, devi andare là, devi dire, ah, quello ti fa, che tesi di rendimento avete voi? E io dicevo, boh, se ci va bene, il 9-10%. E quelli mi guardavano alcuni con gli occhi strabuzzati, mi ricordo in generale ci guardano 9-10%. E come, quelli vengono la mattina sera qua, tutta gente che non si muove sotto il 20%, cioè tutti quanti danno attesa il 20%. Se guarda, non ci facciamo illusioni, questo è un asset class che se vi piace può essere, ecco perché Gabriele c'è una cosa che io sono forse sostenuto di dice Gabriele, l'asset class ship, noi siamo andati, Marco lo sa perché ha partecipato attivamente da voi, come confidarmi, a fare una presentazione alla Commissione Europea per Basilea 3, abbiamo partecipato al position paper per modificare le regole del metodo standard, qua siamo andati alla Commissione Europea, andai con Laurence Martin, no? Davanti ai quattro direttori lì della commissione, portammo un paper nostro e gli facevamo vedere che il rischio sul lungo termine, la volatilità sul lungo termine dell'asset class shipping nelle tre macro categorie più basse del real estate commerciale. Quindi disse, ma ho sempre pensato che le navi erano una specie di casinò. È vero, infatti c'è una varianza forte sul breve. Ma se tu apri sul lungo termine, cioè in un orizzonte temporale di 10 anni, la volatilità è più bassa del commercial real estate. Devi arrivare, ecco, è bravo, e allora, che significa? Che significa che devi avere degli investitori che vanno. Noi no, purtroppo tu non puoi vendere qualcosa a un soggetto che non sa nemmeno che cosa compra o che non conosce il prodotto. Non possiamo andare a proporre l'investimento nello shipping a soggetti che hanno attese molto diverse. Il fondo funziona in assicurazione, è un'attesa di lungo termine. Ma tant'è vero che io suggerivo, ricordo, ne parlavamo spesso, una way out flessibile nel tempo. Cioè ci sono dei momenti in cui possono uscire tutte e due da un investimento. Io mi è capitato, non puoi più pensare a un anno X, mi è capitato di fare il 6% di rendimento, mi è capitato di fare l'80% di rendimento. Ci sono dei momenti in cui sia la regolatore che il fondo possono avere convenienza vendere. Allora, questo è, l'altro ieri abbiamo avuto il nostro consiglio di amministrazione a debattere una polemica che non finiva più tra il presidente, me, il consigliere indipendente, ci sta Giovanni Masucci, non ci sta Giovanni Cavalli, il nostro consigliere indipendente. Napoli, un casino terrificante, perché il presidente dice, ah, ma noi dobbiamo vendere queste due navi, perché siccome qua abbiamo due tanker, una MR1 e una MR2, ah, dobbiamo vendere, voi avete una visione da armatori, non avete una visione da investitori. No, guarda, completamente diverso, stai sbagliando, noi abbiamo una visione da investitori, perché io ti dico perché non voglio vendere le tanker, voglio vendere fra un anno e mezzo, due.
perché con i contratti noleggio che abbiamo ci delevereggiamo ancora più velocemente. Io sono convinto che il mercato del tanker sarà ancora buono per i prossimi due anni, è una visione, e quindi possiamo creare ulteriore valore. Non ti ho detto le voglio vendere fra 20 anni, le voglio portare a scrap, le voglio portare in Bangladesh io sopra, in Bangladesh sulla spiaggia, no, però ti sto dando delle ragioni. Ecco perché va educato pure il soggetto. Il presidente nostro è l'amministratore legato di Pallario Finanziaria, il maggiore investitore nostro non è un, certamente un armatore. La domanda poi verso l'uso, poi è semplice, già so la domanda. Che ora c'hai il misterio? Dobbiamo andare, è lui che fa. 5 minuti, non fa domanda cattiva, Andrea. No, non è cattiva, non vengo più. Il modello che è stato prospettato, che potrebbe arrivare addirittura in alcuni casi a una gestione della nave completamente separata dalla proprietà in asse. C'è una società di management, facendo un caso estremo. Un caso estremo e una serie di investitori. Non mi piacciono il caso estremo, ma già te lo dico, no, però vabbè. Però dico, non si rischia in questi casi, ovviamente, meno estremo diventa, più si addolcisce, però ci sono delle serie di creature. Non si rischia in questo caso che l'avidità dell'un soggetto e dell'altro possa confliggere sul lungo periodo. Mi spiego, chi fa management deve prendere più navi possibile, come quando il broker, e sappiamo benissimo chi era, andava dal povero Cristo, compra 20 navi bulk perché faceva le commissioni, l'altro invece che dice guarda caspita questo ma di primi due anni sono perfettamente d'accordo, dice le compro, e poi per il settore, per l'azienda e quanto tale, come dire, crea una diseconomia perché leva quella flessibilità che l'armatore dice io voglio soffrire 10 anni senza guadagnare una riga e sono Perfettamente d'accordo con te. Io sono convinto che le due componenti devono coesistere in un unico veicolo, cioè l'entità finanziaria e l'entità, infatti tu l'hai visto la mia ultima slide, però rischia in un momento un modello così una concezione così aggressiva come quella di oggi. Aspetta, nella mia slide finale ho messo nel cerchio al centro quel disegno, quella foto del consiglio di amministrazione e i soldi per me devono stare insieme perché gli interessi devono essere allineati, devono essere più allineati possibile, che poi l'armatore abbia il 20 o abbia il 30 o abbia il 10 o abbia però il 60 però la dimensione della partecipazione non rischia a un certo punto di dipende dalle regole. Per esempio c'ho l'esempio del fondo, loro hanno il 10% però all'interno dell'accordo in alcuni casi pesano due volte la maggioranza, cioè il fondo in esempio con il 10% mi dice Voi siete diffidenti perché vi portano, voi siete come quelli che vedono le partite di calcio e poi vanno a giocare con gli invitati professionisti, se si fanno male o fanno professionisti. Perché purtroppo voi sentite dire un continuo tran tran aggressivo contro gli investitori, no? Che sono brutti, cattivi, fetenici. No, anzi, abbiamo. Allora, no, basta mettere le regole, delle regole chiare, trasparenti, il matrimonio a scadenza, come ho detto prima. Chiudo facendoti un esempio. Quando ho iniziato a lavorare, nel 1984, il mio primo ufficio è stato l'ufficio armatori della BNL, parte dove ero proprio destinato, no? Però poi mi mandarono a fare il giro della banca, come si fa? Con un imprenditore che tu conosci, che non è che conosci, che voi conoscete, che mi disse, io sto in un deposito a San Giovanni a Teduccio, voi non conoscete Napoli, un po' che la conosco, San Giovanni a Teduccio, è come se poteva essere all'epoca Scambia. È rimasta così, sì. È una succursale di Scambia, è molto collegata dal punto di vista del business. Comunque, stava con la sua segretaria e disse, guarda, io ho delle idee molto innovative nel mio settore, che è la distribuzione del farmaco, il picking, il tracking, il picking più automatizzato possibile, questo andrà bene per i tedeschi. Un giorno vorrei avere l'1% della mia azienda, non il 100%, l'1%. Questo imprenditore oggi è il più grande imprenditore del farmaco al mondo, della distribuzione del farmaco al mondo, capitalizza 120 miliardi di dollari e quella signora è una delle prime 10 donne più potenti al mondo, che è Ornella Barba, e lui è Stefano Pessina.
sono napoletani, Alleanza Farmacia e Distribuzione, fanno comprare un Boots, Unichem Boots, e poi con KKR, sono andati in America, hanno fatto un unico gruppo che oggi capitalizza 100 miliardi di dollari. E questo è un esempio che deve essere da monito in alcuni settori dello shipping, in particolare in quei settori complessi logisticamente come le linee, quindi i carriers, container, passeggeri, o chi che sia, dove la diluizione non significa perdere il controllo. Cioè, se domani mattina, metti caso, si fa una grande combinazione tra, dico per dire, Caronte e Turis, DFDS o chi che sia, è una quota significativa di governo, di impresa e anche finanziaria, se non me ne è stato adesso per i rimorchiatori. Bravo, perfetto, i rimorchiatori può essere, però sono stati costretti, diciamo così, in un certo senso è stato il contesto di mercato che li ha costretti. Però l'hanno fatto, c'è un passo storico, diciamo. Quindi, vabbè, comunque, scusate le chiacchiere, mi richiama l'arbitro lì, dice che devo uscire, non è una spogliata. Grazie, grazie a voi, grazie.